Benvenuti a questa conferenza. La vostra presenza qui è preziosa e quello che sentirete oggi è prezioso per capire quello che sta avvenendo. E le cose che sentirete sono strettamente legate alla vita quotidiana di ognuno di noi. Tutti noi abbiamo un lavoro, un'attività imprenditoriale, oppure siamo senza e lo stiamo disperatamente cercando. Ci sono in questa platea dei sindaci che ogni giorno combattono contro i problemi dei loro concittadini, ma sono costretti a soccombere perché i comuni non hanno soldi. Stiamo scivolando piano piano nella povertà e stiamo perdendo pezzo dopo pezzo la democrazia e i diritti. Eppure più aumenta la disoccupazione e il disagio dei comuni, più l'Europa invece si preoccupa di far tenere i conti a posto agli stati e impone tagli alla spesa pubblica, aumenti delle tasse e riforme del lavoro. La Mosler Economic Modern Money Theory ci spiega come le politiche di austerità insieme alla mancanza di sovranità monetaria causano povertà, chiusura delle imprese e in una spirale senza fine. A spiegarci questo è il dottor Warren Mosler, l'economista padre e fondatore della scuola economica della Modern Money Theory e il giornalista d'inchiesta Paolo Barnard, che ha portato la MMT in Italia. Lascio allora la parola, ringrazio l'amministrazione comunale di Montalto Fugo e il gruppo territoriale MMT della Calabria. Lascio la parola al sindaco di Montalto Fugo. Sì, buonasera a tutti, io brevemente per un saluto agli ospiti che sono intervenuti, naturalmente agli illustri studiosi che questa sera ci diranno una parola di verità sulla reale consistenza della crisi economica che stiamo attraversando e sulle possibili vie, ecco, per arrivare a delle soluzioni. Inutile dirvi che sono molto orgoglioso di ospitare questa sera questo convegno. È una delle tappe, delle poche tappe per la verità, che il professore Mosler insieme al giornalista Barnard toccheranno in Italia e noi ci pregiamo, ecco, di essere insieme a Cagliari, a Caltanissetta, a Palermo, a Roma, ad Avezzano, Santa Maria degli Angeli, Recanati, Siena, Varazze, Ferrara, Treviso, Cantù. Come vedete, insomma, questa è la prima tappa. È per noi un motivo di orgoglio ospitare questi illustri studiosi che soprattutto ci diranno qualcosa per farci capire come siamo arrivati a questa crisi e come possiamo uscire dalla crisi. Tutto questo lo dobbiamo ad un nostro concittadino, Roberto Corsi, evidentemente, ecco, con le sue azioni anche, diciamo, teatrali, è riuscito ad attirare l'attenzione anche dei illustri studiosi, non solo dei mass media, sulle problematiche che affliggono tutti i commercianti, tutti i cittadini, tutti i giovani, i pensionati, gli studenti di tutta Italia. È una felice coincidenza il fatto che me ne abbia parlato immediatamente. Io sono stato lietissimo di aprire le porte del comune, ecco, si fa per dire, perché siamo all'aperto, ma abbiamo aperto il nostro comune a questo importante appuntamento che appunto ci può fare uscire dalla vaghezza in cui ci buttano continuamente i giornali, le televisioni e via dicendo. Tutti noi abbiamo avuto un dubbio, abbiamo un dubbio, continuiamo ad averlo, questo dubbio che ci attanaglia. Così all'improvviso siamo precipitati in una crisi per la quale non si vedono vie d'uscita. Ecco, io, al di là del fatto personale che investe ognuno di noi, le famiglie di ognuno di noi, c'è un fatto che non riusciamo più a garantire i servizi minimi essenziali nei nostri comuni. E finalmente, ecco, che ci soccorre forse a giustificarci
Non che avessimo bisogno di giustificazione, perché penso che i cittadini abbiano raggiunto una maturità e una consapevolezza tale da compenetrarsi nelle problematiche che hanno tutti i giorni i comuni d'Italia. E però, ecco, a volte ci vergogniamo di quello che non riusciamo più a fare, del fatto di dover dire sempre di no alle istanze dei cittadini, del fatto che non si vedono vie d'uscita, le cose si restringono sempre di più, c'è il blocco delle assunzioni, c'è il blocco dei concorsi, c'è il blocco della spesa pubblica, c'è il restringimento, proprio una restrizione creditizia, le banche che non vanno più credito a nessuno, tantomeno ai comuni, perché non abbiamo il rating sufficiente per poter accedere al credito delle banche, la Cassa Depositi e Prestiti che è diventata non più il supporto, così come era previsto dalla Costituzione, il supporto dei comuni, degli enti locali, ma è una grande banca che oramai fa investimenti e sa dove dirigere i risparmi magari dei nostri emigrati che pervengono nella Cassa Depositi e Prestiti. Non finanzia più opere pubbliche la Cassa Depositi e Prestiti, finanzia grossi investimenti di grandi holding nazionali ed internazionali. Allora, ecco, tutto questo ci serve a spiegare, io ecco, sono soddisfatto anche di questo, che questo convegno si svolga qui a Montalto, affinché i cittadini di Montalto, se ce ne fosse bisogno, acquisiscano sempre più consapevolezza che a volte questi poveri amministratori vanno anche giustificati, capiti, perché noi vogliamo amministrare la cosa pubblica insieme a voi. Io non sono all'inizio della mia esperienza amministrativa, anzi sono alla fine, tra un anno si voterà, io non mi potrò più presentare, però vi assicuro che sto lavorando più oggi che ieri, quando le cose andavano, erano più semplici, filavano de plano. Oggi la situazione economica richiede ancora più impegno, perché ci vogliono sforzi di fantasia per poter portare avanti la macchina comunale, assicurare i servizi. Guardate, a Montalto io non voglio dire che è un'isola felice, però se voi vi guardate intorno non trovate i comuni di spazzatura che invece vedete in ogni angolo della provincia di Cosenza, della Calabria. Mai noi siamo riusciti a creare un sistema virtuoso da questo punto di vista, e di questo ringraziamo anche la ditta che effettua questo servizio per conto del comune. E stiamo cercando di appaltare anche qualche opera pubblica tra mille difficoltà, tra mille ristrettezze. Vogliamo continuare a farlo, vogliamo continuare, ecco, a garantire servizi dignitosi per i cittadini, soprattutto nel momento stesso in cui i cittadini pagano questi servizi. E allora vi assicuro, anche perché parliamo spesso con colleghi amministratori di comuni vicini, e ci sentiamo veramente il rossore che ci assale nel momento in cui, a fronte del pagamento dei tributi, poi i cittadini debbono lamentare disservizi che sono evidenti alcune volte. Abbiamo angoli, diciamo, più fortunati, angoli meno fortunati, però la situazione complessiva è disastrosa, è da tragedia. E io penso, ecco, lo assistiamo tutti i giorni a questo fenomeno, assistiamo tutti i giorni a questo fenomeno, che purtroppo la situazione si va aggravando, non migliora, anzi ci sono prospettive per peggiorare. Allora, ecco qual è l'arcano, forse la soluzione più semplice di tutto, di quello che noi pensiamo. Io ho letto qualcosa, perché non vi confesso la mia ignoranza, non conoscevo questo movimento con a capo il grande economista Mosler. Avevo letto qualcosa, ma molto così fuggevolmente, sfuggita, non avevo approfondito, né posso dire di averlo approfondito adesso l'argomento. Però ecco, mi sembra che ci sia uno spiraglio di speranza dalle parole del professore Mosler e da quello che ci dirà anche il dottore Barnard. Io mi auguro, ecco, che da questo convegno possa nascere una nuova speranza per tutti noi, una prospettiva che ci apra la possibilità di poter
affrontare la vita amministrativa, l'amministrazione della cosa pubblica, così come facevamo qualche anno fa, con grandi speranze, con grandi aperture, con grandi progetti soprattutto. Adesso ci hanno mortificato non solo nella nostra autonomia, perché non c'è più autonomia negli enti territoriali, siamo legati a questo patto di stabilità che ci affligge, con la Corte dei Conti sulla testa, sul groppone, che non ci consente di avere un minimo di indipendenza e di discrezionalità in questo nostro amministrare. E il fatto, ecco, di avere una voce di speranza che ci possa far aprire il cuore alla speranza sarà un motivo, ecco, per rimboccarci ancora una volta le maniche e poter portare a compimento quello che è il nostro mandato. Io mi auguro, ecco, che da questo convegno tutti gli amministratori, io non so se ci sono altri amministratori presenti, a Montalto, di Montalto sicuramente ci vedo consiglieri, assessori presenti, ecco, chissà che da questo convegno noi riusciamo ad avere una nuova linfa, una nuova speranza, nuova fiducia per affrontare il futuro. Grazie. Allora, buonasera. Prima domanda, volevo sapere chi di voi, sicuramente molti di voi hanno visto il film, il famosissimo film Apocalypse Now. Chi l'ha visto? Quasi tutti direi. Ok, per chi non l'ha visto, la scena finale del film vede il protagonista, Marlon Brando, che fa la parte di questo colonnello americano, che nella parte finale dice, ricorda un gesto di grandissimo coraggio, paradossale addirittura, di alcuni vietnamiti, nord vietnamiti, e dice, se io avessi avuto 10 divisioni di uomini con quel coraggio avrei già vinto questa guerra. Ecco, io voglio solo dire di Roberto, del sindaco che sono qua, ma non per esagerare negli elogi, se in Italia ci fossero qualche migliaio di cittadini, imprenditori, di sindaci, come abbiamo qui davanti, noi questa guerra contro l'euro l'avremmo già vinta. Il problema è che non li abbiamo, e allora a gente come Warren Mosler e Paolo Barnard tocca di prendere lo zainetto e girare per l'Italia a fare quello che facciamo. Allora, adesso io voglio cercare di dare a tutti una sgrossata dei pilastri essenziali di quella che è l'economia che noi portiamo per salvare questo paese, perché in effetti un piccolo ripasso va fatto subito, sennò poi si fa fatica a capire quello che dirà Warren Mosler. Dico che due parole in più su Warren Mosler, perché è veramente merito. L'abbiamo davanti un uomo che è stato per 40 anni un insider del mondo bancario più potente del mondo, cioè il Wall Street. È stato un uomo che ha di regola colloqui con gli alti ufficiali della Banca Centrale Americana, la Fed, ha parlato con l'attuale governatore della Fed, Ben Bernanke, diverse volte. È un uomo che fa dibattiti in tutta l'America contro gli economisti più noti, fra l'altro di recente ha avuto proprio pochi giorni fa un dibattito con un avversario, un cigno dell'economia che noi portiamo avanti, che ha dovuto ammettere che in effetti quello che Warren Mosler racconta dei sistemi monetari e delle economie nazionali è corretto, quindi non ci sono sbagli in quello che dice. Allora, lo dico perché veramente questo è un personaggio che io ritengo essere il più grande monetarista del mondo, poi ognuno ha le sue classifiche. Quindi adesso io darò un po' una sgrossata di quello che sono i capitoli principali. Noi siamo un paese che oggi si trova in quello che io chiamo l'economicidio, oppure anche la chemioeconomia, cioè un paese che è sottoposto a delle regole economiche che lo stanno lentamente distruggendo. Non c'è bisogno di approfondire la cosa, abbiamo tassi di disoccupazione che non ci sognavamo neanche nel 1950, abbiamo 140.000 aziende che falliscono ogni anno in Italia con delle catastrofi familiari, perché sono tutti dipendenti che vanno a casa, non possiamo neanche immaginare le tragedie personali di questa gente. Abbiamo l'Italia che nel 1999 era la maggiore potenza industriale d'Europa, dati dalla Banca d'Italia, oggi dopo gli 11 anni di
o di più, 12-13 anni di euro, siamo la penultima potenza industriale d'Europa, ridotti veramente alle briciole. Quindi non c'è bisogno di approfondire questa cosa. Questo è veramente un economicidio. È accaduto perché sono stati introdotti dei trattati che l'Italia ha firmato alla cieca. Solo pochi tecnocrati italiani sapevano che cosa stavano firmando. Infatti questi sono coloro che io chiamo i criminali dell'economia italiana, e ci hanno portato dentro questa moneta unica e l'Italia ha cominciato a inabissarsi lentamente. Ora ci hanno tutti convinti, e questo è stato lo strumento principale dell'economicidio, ci hanno tutti convinti che noi italiani siamo stati degli spendaccioni, che siamo stati un popolo di persone che non sa lavorare, che non siamo produttivi come i tedeschi, che abbiamo accumulato un debito pubblico enorme, tutta colpa dei democristiani, dei socialisti, eccetera. E questo è il motivo per cui oggi siamo nei guai, oggi ci meritiamo la punizione, e tutta l'Italia dell'opinione pubblica ha consentito a questa narrativa completamente falsa. Abbiamo tutti piegato la testa, abbiamo accettato le lacrime e sangue, abbiamo accettato di farci fustigare, rubare un'economia che era l'economia del paese che risparmiava di più al mondo, pensate, l'Italia era il primo risparmiatore del mondo, anche al di sopra del Giappone per certi anni. Abbiamo tutti accettato questo disastro perché ci sentiamo colpevoli di aver accumulato il debito pubblico e di essere gli spendaccioni. È tutto falso. Noi avevamo delle slide da farvi vedere, che purtroppo oggi non si possono vedere perché c'è troppa luce. Vabbè, posso riassumere, io ho preso i dati della Ragioneria dello Stato italiana, quindi dati inconfutabili, che dimostrano come lungo tutti gli anni 60, 70, 80, persino fino alla metà degli anni 90, l'Italia è stato un paese che ha speso come amministrazioni pubbliche nella media europea, non è mai stato un paese che spendeva al di sopra della media europea, ha sempre speso di meno della Francia. Ma molto di meno della Francia come amministrazione pubblica. Non è vero che eravamo un paese spendaccione, non è vero che l'Italia della Prima Repubblica ha accumulato un debito pubblico spaventoso, i dati della Ragioneria dello Stato lo confermano, l'Italia aveva un debito pubblico che non arrivava oltre il 100% del prodotto interno lordo fino all'ultimo governo prima della caduta della Prima Repubblica con Tangentopoli. Il grande debito pubblico italiano è stato accumulato dopo, dai governi tecnici che sono venuti dopo Tangentopoli. Non eravamo un paese di sfacchinati, di lavoratori che non sanno lavorare. Una delle più grandi lobby di business più rispettate, forse la più potente del mondo in Europa, si chiama la European Round Table of Industry, sta pubblicando un lavoro dove dimostra come gli italiani nella produttività del lavoro e nelle ore di lavoro e nel costo del lavoro, tutti e tre parametri messi assieme, sono perfettamente in linea con la media europea. Noi lavoriamo come gli altri, spesso lavoriamo di più e meglio degli altri, per esempio lavoriamo di più e meglio degli inglesi, per esempio lavoriamo di più e meglio dei belgi, per esempio lavoriamo di più e meglio degli svedesi. La Germania ci sta sopra, ma di pochissimo. Questo è un parametro che si chiama unit labor cost, okay? Che raggruppa questi tre parametri che vi ho detto e dà una pagella al lavoratore di ogni singola nazione. Anche questa era una bugia, quindi non eravamo degli spendaccioni, non eravamo degli spacchinati, non è vero che l'Italia della Prima Repubblica ha affossato il paese con un debito insostenibile. Tutto questo ci è stato raccontato mentendo dai media compiacenti per farci accettare la giusta punizione, e cioè il piano franco tedesco di distruggere l'economia del sud Europa, in particolare quella dell'Italia, delle piccole e medie aziende italiane che stavano in testa alla Germania fino all'entrata dell'Italia nell'euro. Ora, riassunto questo per farvi capire da dove veramente viene questa catastrofe economica e chi l'ha pianificata, tutti i tecnocrati italiani, come il caro Giuliano Amato, che oggi lavora per la Deutsche Bank e prende milioni di euro all'anno in parcelle, come il caro Prodi, che ha lavorato per Goldman Sachs e tornerà a lavorare per Goldman Sachs, come il caro Monti, come la Fornero, che ha lavorato e continuerà a lavorare per i grandi gruppi assicurativi internazionali a suon di parcelle. Ok, tutta questa gente che ci ha portato in questo disastro sono i veri colpevoli di questa catastrofe. Ora vediamo un attimo di riassumere punto per punto
che cosa veramente sono queste parole che noi sentiamo pronunciare tutti i giorni e che ci affossano nella nostra esistenza quotidiana, perché sono parole che vanno a colpire il negoziante di scarpe, vanno a colpire il bidello, vanno a colpire l'insegnante, vanno a colpire la piccola e media azienda, vanno a colpire il sindaco che non ha più i fondi per neppure riparare le strade o accendere i lampioni, per soccorrere una famiglia in difficoltà, eccetera. Allora, vediamole queste parole una a una. Cos'è il debito pubblico? La narrativa corrente è che il debito pubblico è il debito dello Stato e quindi di tutti noi cittadini. Allora, da questo punto di vista, un economista che conosce i sistemi monetari come nessun altro al mondo, come Warren Mosler, ci insegna che questa è una balla, è una emerita menzogna. Non può essere il debito pubblico il debito dei cittadini, è impossibile, perché la spesa a debito dello Stato è precisamente la spesa che va a credito di ogni cittadino. Quando lo Stato paga uno stipendio a un insegnante pubblico, crea un suo piccolo debito per ogni stipendio che paga e accredita il conto corrente dell'insegnante, non lo addebita, lo accredita, diventa il credito dell'insegnante. Quando lo Stato chiede ad un'impresa di costruire uno stadio, di costruire una scuola, un ospedale, eccetera, lo Stato emette un debito, la sua moneta, che diventa il credito di quell'azienda, che paga gli operai, che paga i fornitori, eccetera, eccetera. Quando lo Stato emette un titolo di Stato, il cittadino che lo compra va a credito, non va a debito. Lo Stato emette un debito, il titolo, ma il cittadino ha un risparmio, ha un titolo che gli rende. Non può essere il debito pubblico il debito dei cittadini. Questa narrativa, secondo cui lo Stato deve comportarsi come una brava famiglia, cioè deve risparmiare, deve spendere di meno di quello che incassa, cioè deve spendere 100 soldi e tassare 120 perché devi incassare di più di quello che spende, è totalmente falsa. Lo Stato non funziona come i cittadini privati, è un'altra cosa, ok? Questo è il primo punto fondamentale da capire. Un'altra cosa che introduco rapidissimamente, perché una delle cose che non solo questi grandi tecnocrati truffatori a livello europeo ci hanno ficcato in testa, ma addirittura anche delle forze politiche italiane cosiddette di sinistra, cosiddette pro cittadini, faccio un esempio, il Movimento 5 Stelle e altri, certi giornalisti molto noti che hanno martellato in televisione questo concetto, ci hanno detto che noi abbiamo in Italia una casta, e questa casta dei politici spendaccioni, corrotti, Fiorito, del caso, eccetera, sono i responsabili del disastro dell'economia italiana, perché hanno speso, rubato, mazzette, eccetera. La casta è la rovina, le auto blu sono la rovina, le prebende, i portaborse sono la rovina dell'economia italiana. Ah, se non ci fosse sta roba, se non ci fossero gli stipendi dei parlamentari troppo alti, se non ci fosse, noi avremmo tutti i soldi che ci servono per. Questa è una cretinata, permettetemi di essere informale, è una cretinata di proporzioni epiche, neanche ciclopiche, epiche. Questa è gente che non sa fare 2 più 2. I conti di uno Stato viaggiano nelle migliaia di miliardi di euro, non dei 4, 6, 8 miliardi di euro che la casta ci ha rubato, se ce l'ha mai rubato veramente in questi anni. Sì, parliamo di migliaia di miliardi di euro, cioè, è vero che ci sta sull'anima che il politico passi con l'auto blu con 4 uomini di scorta, ma credetemi, sono gli spiccioli del caffè. Anche Fiorito, per quello che ha rubato, o altri nomi di questo tipo, ci hanno rubato rispetto a quelli che sono i conti di uno Stato, rispetto a quello che serve per fare le strade, le scuole, per fare le pensioni, eccetera, sono veramente gli spiccioli del caffè. Voi pensate che rispetto appunto a quelli che sono i conti più credibili, fatti per esempio da uno come Rizzo del Corriere della Sera, secondo cui la casta ruba dai 4 ai 6 miliardi di euro, voi pensate che la crisi economica che ci ha travolti dal 2007 in poi ha rubato l'Italia la gran cifra di 465 miliardi di euro, 465 miliardi di euro sottratti alla ricchezza italiana, dati del bollettino della Banca d'Italia 11 di novembre del 2011, ok? Quindi questo, cominciamo a citare le fonti precise. Vedete la sproporzione che c'è, non è neanche vero quindi che questo è un paese di politici corrotti, di ruberie, eccetera. Tangentopoli stima il mio ex amico, poi ho litigato per motivi politici, ma insomma, il mio ex amico Gerardo Colombo,
rimane pulito in un suo libro, Target Double è sottratto all'Italia in tutta la sua storia l'1% del prodotto interno lordo in mazzette, ok? La crisi che abbiamo, che stiamo vivendo in questi anni sta sottraendo l'Italia qualcosa, ed è una stima molto conservatrice, qualcosa come il 2,6% del prodotto interno lordo ogni anno. Tangetopoli 1% in tutta la sua storia, questi ci stanno rubando il 2,6% del PIL ogni anno che passa, vedete le proporzioni. E vado avanti molto rapidamente. Sappiamo che il debito pubblico, quindi che è il credito dei cittadini, delle aziende, di un paese, è composto, è la gran somma di tutti i deficit che uno Stato accumula ogni anno. Deficit vuol dire lo Stato spende di più di quello che tassa. Allora, qui pongo una domanda che tutti dobbiamo capire, tutti dobbiamo capire. Chi è che di noi può creare denaro? Chi di noi ha in giardino, ha nel retro dell'azienda, nel retro del negozio, nell'appartamento, la zecca, la macchina stampatrice per fare denaro? Ovviamente la risposta è nessuno. Quando nel settore privato, di noi cittadini e aziende, qualcuno fa soldi, state attenti, non è perché li ha stampati, è perché li ha guadagnati da qualche parte, ma se li ha guadagnati qualcun altro li ha spesi. Quindi nessuno crea denaro al netto dal nulla qui fra di noi, ok? Tutto il denaro che circola nelle nostre tasche, che uno guadagna, l'altro spende, uno guadagna, l'altro spende, eccetera, è tutto denaro che viene dall'emissione originaria di chi può creare il denaro, cioè lo Stato. È lo Stato che è il monopolista della moneta. Lo Stato è l'unico monopolista della moneta che esiste al mondo, ok? Allora, se lo Stato è il monopolista della moneta e noi cittadini dobbiamo prima ricevere la moneta dello Stato, poi se mai spenderla o guadagnarla, se lo Stato spende 100 e ci tassa 100, cioè fa il pareggio di bilancio, a noi cosa rimane? Niente. Non ci rimane niente, ci hanno convinti che il pareggio di bilancio è il risanamento, è una emerita idiozia. Se fosse solo un'idiozia potremmo tutti ridere e bere un bicchiere di vino, è che è un crimine contro il paese, perché qui abbiamo uno Stato che si è messo in mente di spendere 100 e tassare 100, di lasciarci 0. Allora io dico una cosa, io, la Mosler Economics dice questa cosa: se lo Stato, che è monopolista della moneta, ti dava solo i soldi necessari per pagare le tasse, tu come vivi? Tu come mandi a scuola i figli? Tu come fai a commerciare? Tu come fai a risparmiare? È impossibile. Allora in quel caso il pareggio di bilancio equivale a dire che uno Stato è un tiranno, perché allora tu vuoi fare il pareggio di bilancio, mi dai 100 soldi, mi togli 100 soldi in tasse, però mi permetti di stampare il mio denaro, allora va bene. No, ma non lo possiamo stampare, assolutamente no, ok? Allora sei un tiranno, perché i soldi li puoi fare solo tu, io come faccio a vivere, d'accordo? Allora, è vero l'assioma secondo cui uno Stato che non sia un tiranno deve spendere a deficit, cioè più di quello che tassa, sufficientemente per permetterci di avere i soldi per pagare le tasse, di avere i soldi per risparmiare se vogliamo risparmiare perché è un nostro diritto, e di avere i soldi per vivere. Ok? Questo è un altro concetto fondamentale della Mosler Economics da mettersi in testa. Allora, altra cosa molto importante da capire per quello che riguarda l'economia nazionale: guardate che sto parlando di cose che, come vi ho detto all'inizio, sono la ricchezza dell'economia del paese. Non sto parlando di una bella teoria economica che stiamo qua ad ascoltare così per interesse culturale. Qui sto parlando proprio degli stipendi, dei redditi, dei risparmi, delle scuole, delle strade, dei comuni, delle gestioni, di tutto, della nostra vita, ok? Allora, noi abbiamo in una nazione come l'Italia due settori fondamentali: c'è lo Stato, monopolista della moneta, e c'è il settore privato, cioè tutti noi cittadini, aziende, negozi, professioni, attività. Sono due settori. Se vogliamo, ce ne può essere anche un terzo, che è il settore estero, cioè tutti coloro che vivono e lavorano e producono denaro al di fuori dell'Italia. Ok? Immaginiamo che queste tre entità sono tre giocatori di carte, seguitemi, ok? Al tavolo, giocano a briscola, ok? Uno, due, tre. È impossibile che tutti e tre vincano. Logicamente è impossibile. Se uno di questi vince, o due di questi vincono, necessariamente ce ne deve essere uno o due che perdono.
seguitemi, ok? Allora, se io voglio che nel tavolo dove gioca il governo, lo Stato, noi cittadini, aziende e professioni e il settore estero ci sia qualcuno che vince, mettiamo che siamo noi, che abbiamo il diritto di vincere, perché noi dobbiamo vincere, dobbiamo vivere, risparmiare, ok, e pagare le tasse. Chi è che deve perdere? Qualcuno degli altri due deve perdere per forza, no? Allora, io direi che la garanzia migliore che io ho come cittadino italiano, e che non mi sfuggirà mai di mano perché la controllo io col mio voto, è che sia il mio Stato che perde al tavolo da gioco e che dia a me sufficienti soldi e denari per poter vincere, d'accordo? Poi può anche perdere il settore estero, per carità di Dio, ma il settore estero, come spiegherà poi Warren Mosley più dettagliatamente, è molto inaffidabile. Il settore estero è un giocatore che si può alzare dal tavolo e dire: beh, senti, vado a giocare in un altro tavolo, perché la Turchia, il Canada, la Svezia può venire in Italia a comprare le scarpe, può venire in Italia a comprare i prodotti locali della Calabria, poi un giorno dice: beh, le scarpe le fanno più economiche in Corea, vado a comprare in Corea, ciao, si alza dal tavolo da gioco e se ne va, ok? Non è affidabile. E oltretutto la teoria delle esportazioni, di queste esportazioni che dovevano chissà fare che cosa, ha un sacco di altri difetti che, se vogliamo, possiamo approfondire più tardi. Al tavolo da gioco io sono certo che rimarrà sempre seduto il mio Stato e ci rimarrò sempre seduto io. Su questo non ci piove, ok? Allora, io voglio che il mio Stato perda perché io devo poter vincere. È impossibile che tutti e tre vinciamo ed è molto poco augurabile che vinca lo Stato e perda io, settore privato. È chiaro a tutti? Allora, quando lo Stato vuole fare il pareggio di bilancio, vuol dire che lo Stato vuole perlomeno andare a pari. E quindi io non vinco niente come settore di cittadini e aziende. Se poi lo Stato, addirittura, come dicono molti virtuosi dell'economia, deve fare il surplus di bilancio, cioè vuole vincere, ok? Lo Stato è una brava famiglia che guadagna molto di più di quello che spende, d'accordo? Quindi lo Stato vuole incassare 120 e vuole spendere 100, vuol dire che io vado in passivo di 20 ogni anno, quindi al tavolo da gioco perdo. Ma che razza di società creiamo? Che razza di economia è possibile creare? Che cosa succede alle aziende italiane, alle famiglie, agli stipendiati, ai dipendenti, agli operai? Se ai servizi pubblici, ai comuni, alle regioni, se noi al tavolo da gioco dobbiamo perdere e deve vincere lo Stato, finisce quello che sta succedendo, finiamo come sta succedendo, cioè l'Italia va giù per il burro, economicamente si rovina. Allora ricordiamoci sempre questo, è necessario ed è sano, contrariamente a quello che ci hanno sempre raccontato i media e i cosiddetti economisti, che lo Stato spenda a deficit, cioè perda il tavolo da gioco, sufficientemente, un deficit sufficiente per permettere a noi cittadini, aziende e professioni di vincere sufficientemente per poter vivere, risparmiare e pagare le tasse. E poi ancora, vengo molto, in maniera molto rapida, un altro concetto che deve essere molto chiaro. L'economia privata, e anche questa è un'altra fandonia che ci hanno trapanato nel cervello, siccome adesso abbiamo capito tutti noi che siamo qua che l'economia privata non crea denaro, le banche possono creare del denaro, d'accordo, ma creano dei debiti, però questo non è denaro al netto che ci viene in tasca. Sono capaci tutti di creare una cosa per la quale poi dopo tu sei indebitato. Noi vogliamo che il nostro Stato spenda deficit per avere noi denaro al netto, il nostro credito, ok? Quindi l'economia privata non può creare denaro. Tutta la retorica che è stata creata intorno alle privatizzazioni, intorno alla gloria del settore privato che renderà tutti più ricchi, è una menzogna contabile. È una menzogna contabile di chi non capisce i sistemi monetari. È impossibile che il settore privato possa creare sufficiente ricchezza al netto per i cittadini se non si ricorre a operazioni di credito, cioè indebitamenti, se non c'è un'espansione dell'indebitamento della società. Può solo farlo, il settore privato può creare ricchezza quando alle spalle del settore privato c'è sempre un settore pubblico, cioè lo Stato,
il governo che spende a deficit sufficientemente per garantire il settore privato di cittadini e aziende. Ultime due cose. Altra grande narrativa menzognera che ci hanno raccontato da tanti anni è quella delle tasse, per convincerci che la giusta punizione della tassazione è quello che i cittadini non solo meritano perché erano degli spendaccioni, erano degli evasori, ma anche perché senza le tasse non si può far funzionare il settore pubblico, è impossibile. Allora siamo tutti lì che ci lamentiamo di questa tassazione che sta diventando impossibile, ci sono delle aliquote in Lombardia sulle aziende che arrivano al 66%, capite? Ci sono aziende oggi che lavorano, vanno in prestito, se mai avranno un credito dalle banche, semplicemente per pagare le tasse, tanto per dirne una, ok? Ma ce ne sono centinaia di migliaia in Italia. E ci hanno convinti che questa cosa non solo è necessaria per farci drizzare la schiena dai nostri vizi privati, ma è oltretutto anche virtuosa, perché così noi paghiamo i servizi pubblici, paghiamo lo Stato. Questa è ancora un'altra scorrettezza economica e monetaria di proporzioni epiche, tanto quanto quella del debito, perché le tasse, nel momento in cui abbiamo un sovrano Stato che emette la sua moneta, è impossibile che finanzino la spesa pubblica. Perché Warren Mosler fa un esempio che spiega questa cosa in 6 secondi. Com'è possibile che il proprietario dello stadio ritiri i biglietti prima di averli distribuiti? Com'è possibile che lo possa fare? Cioè, come fa il pubblico dello stadio a dare al proprietario dello stadio i biglietti prima di averli avuti? Come fa lo Stato a tassarvi prima di avervi dato i soldi? È impossibile. Prima lo Stato deve darvi denaro, perché è il monopolista della moneta, poi semmai vi tassa. Questo dimostra che è impossibile che sia il settore privato di cittadini e aziende che finanzia lo Stato con le tasse. È assolutamente impossibile, è un'impossibilità logica. Le tasse in regime di moneta sovrana, un sovrano emissore di moneta, non possono assolutamente, mai hanno finanziato la spesa pubblica. Le tasse servono a ben altre cose, sono state inventate per ben altre cose, e Warren nella sua relazione ve lo spiegherà. Ultimissime cose. Anzi, direi, se riesco a girare sta pagina. Ok. Ultimissime cose. Un altro fantasma che si sono inventati per convincerci ad accettare le giuste punizioni dell'economia dei pareggi di bilanci, dell'economia delle tasse che servono a finanziare la spesa pubblica, dell'economia del rigore, dell'economia creata da uomini e donne che nel nord Europa avevano questo odio per il sistema Italia, questo piccolo paese uscito dalla guerra distrutto, uscito dalla guerra in condizioni che erano peggiori di quelle dell'Albania che abbiamo conosciuto dopo i regimi comunisti, e che in pochissimi anni è riuscito a ingegnarsi a diventare il settimo paese più ricco del mondo. Beh, un'altra bugia che si sono inventate per costringerci ad accettare la giusta punizione e l'economia dell'economicidio, la chemioeconomia, è che il pericolo maggiore, il pericolo più grande per qualsiasi sistema economico è l'inflazione. L'inflazione, ve lo dicono tutti i giorni, vi bombardano il cervello tutti i giorni. È stata creata una banca centrale europea, un colosso che oggi è il vero monopolista della moneta in tutta l'Eurozona, il cui unico mandato dichiarato è il controllo dell'inflazione, basta. Questi non si preoccupano se muoiono 140.000 aziende in Italia, ne muoiono 340.000 l'anno in Spagna, se in Grecia ci sono 465.000 bambini denutriti nel cuore dell'Europa. Non si preoccupano di questo, l'inflazione. Perché? Perché l'inflazione è il maggior pericolo, è il maggior pericolo dell'economia. Ba-bam, 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 ba-bam. Tutti terrorizzati dal fatto che se noi cambiamo il sistema economico andremo a comprare le patate con le carriole dei soldi. Ci hanno messo Weimar, la Repubblica di Weimar in testa, se andavano a comprare le sigarette con le valigie di marchi. Ok, questa è un'enorme fandonia. Primo perché
I dati che ho sulle slide, volevo farvi vedere ma non posso, presi dall'Istat, serie storica dell'inflazione in Italia dal 1956 al 2009, l'Italia del 1980 aveva un'inflazione, pensate a che livello, 21,2% rispetto all'inflazione di oggi, che varia a seconda dei semestri, ok? Dal 1,8 al 2,2%, al massimo arriva al 3%. D'accordo? Quell'Italia del 1980 con un'inflazione al 21,2%, un'inflazione africana, era il primo paese risparmiatore del mondo, e le famiglie italiane risparmiavano in media, dopo aver speso tutto quello che dovevano spendere per la loro vita, risparmiavano in media il 25% del reddito. Allora ditemi voi che cos'è questa inflazione che distrugge l'economia dei paesi, d'accordo? E poi ci sarebbe tanto altro da dire sull'inflazione, d'accordo? Ma quello che voglio invece arrivare a raccontarvi per concludere è che l'inflazione viene messa come primo pericolo pubblico per l'economia e non si parla mai della piena occupazione o del suo contrario, la disoccupazione. È la disoccupazione che è il più grande disastro economico che un'economia possa mai conoscere. La disoccupazione è la più grande catastrofe economica, non l'inflazione. Pensate che secondo alcuni calcoli, che non so se Warren può confermare, fatti da suoi colleghi dell'Università del Missouri, Kansas City, negli Stati Uniti la disoccupazione costa al governo degli Stati Uniti 9 miliardi di dollari al giorno, solo la disoccupazione. Credo che sia proprio Warren Mosler che ha calcolato che la disoccupazione in Europa sta costando all'Europa più di quello che gli sono costate le guerre, le due guerre mondiali messe assieme. È la disoccupazione la piaga peggiore per l'economia. La Mosler Economics mette come primo punto del suo programma economico la piena occupazione garantita dallo Stato, d'accordo? E qui aggiungo un'ultima postilla prima di parlarvi del finale della mia relazione, che è molto breve. L'ultima postilla: non vi sbagliate a pensare che noi siamo venuti qua a portarvi una teoria economica statalista, socialista, dove si creano i palloni gonfiati dei conti dello Stato, dove tutto ridiventa pubblico, eccetera eccetera. Questa non è la Mosler Economics, d'accordo? Noi stiamo parlando di ritrovare una funzione dello Stato monopolista della moneta, una funzione di arricchimento, sostegno e rilancio del settore privato di cittadini e aziende. Assolutamente il contrario di quello che alcuni faciloni vogliono voler capire dalla nostra teoria economica per screditarci. Noi non siamo qui a proporre niente di statalista, siamo qui a proporre invece, ripeto, la funzione dello Stato come il finanziatore di prima istanza di tutto il settore privato. L'ho detto, nel tavolo da gioco lo Stato perde e vince il settore privato. Sia chiaro questo. Ultima cosa, io vi ho parlato dei fantasmi con cui ci hanno convinti ad accettare l'economicidio, vi ho sfatato alcuni dei pilastri che noi crediamo essere i pilastri dell'economia, al contrario non lo sono, anzi i pilastri dell'economia sono l'esatto contrario di queste fandonie che ci hanno raccontato, però devo aggiungere a questo punto che nel momento in cui l'Italia ha perso la sua sovranità monetaria, nel momento in cui l'Italia ha perso la capacità di essere questo monopolista della moneta e quindi aveva teoricamente in mano le redini di tutte le economie del paese, nel momento in cui l'Italia è stata convinta ad abbandonare questo regime e a entrare in un vero regime di fascismo economico che è quello dell'Eurozona, d'accordo? Tutto quello che io vi ho raccontato e tutte le potenzialità che io vi ho illustrato in questi piccoli capitoli che ho così rapidamente semplificato è venuto a mancare. Oggi l'Italia è un paese, lo Stato italiano è uno Stato che per approvvigionarsi della moneta deve chiederla in prestito all'estero. L'Italia usa una moneta estera, perché l'euro è creato dal sistema di banche centrali europee
sistema della BCE, banca centrale, 17 banche centrali europee, viene immesso direttamente nei mercati dei capitali privati, dai quali gli stati dell'Eurozona, inclusa l'Italia, soprattutto l'Italia, perché noi siamo italiani e ci interessa l'Italia, devono battere cassa, esattamente come un privato cittadino che per comprare l'auto o per pagare il mutuo o per spamare i figli deve andare alla finanziaria sotto casa e chiedere un prestito, deve battere cassa, chiedere il prestito di denaro che deve spendere per la spesa pubblica e restituirlo centesimo su centesimo ai tassi che dettano i mercati dei capitali privati e non più ai tassi che lo Stato può ed era in grado prima di dettare quando era il sovrano in misura della moneta. Questo è il disastro dell'Eurozona, questo non ve lo raccontano, non vi dicono mai che cos'è l'euro, non vi dicono come nasce, non vi dicono in che posizione ha messo lo Stato italiano, da sovrano a semplice cittadino che batte cassa da finanziare sotto casa. E questo è il succo della catastrofe dell'Eurozona. Io mi fermo qua, sono disponibilissimo e magari per tutte le domande possibili e immaginabili, ma credo che adesso dopo questa sgrossata sia il momento di far parlare Warren Mosler, che tradurrò io, perdonateci, magari sarà un po' più lenta la cosa perché non abbiamo i mezzi per una traduzione simultanea, lui dirà una frase, io la traduco, una frase io la traduco. Ok, grazie. First thing I want to do is just thank all the organizers who made all this possible. Okay, voglio allora, prima cosa che voglio fare è ringraziare gli organizzatori che hanno reso questo possibile. It's just a great effort to get this many people out to hear this, and it speaks to their efforts and the concern for the problem. Can you repeat that? Sorry. It's a great effort to get everyone out, and it speaks to the great effort everyone made to get people out and answer the concerns about the problem. Sì, è stato un grande sforzo e questa è la dimostrazione del lavoro fatto per venire qui ad ascoltare quello che riguarda le nostre preoccupazioni per questo problema. Now, Paolo cautioned me ahead of time not to make this too complicated. Paolo mi ha detto di non rendere questa relazione troppo complicata. I said, Paolo, you forget. Ho detto, Paolo, tu ti dimentichi. I have to make presentations to central bankers. Io devo fare delle spesso mi tocca di fare presentazioni ai banchieri centrali. Okay. So it is very simple. Or they will not understand. Quindi è molto semplice perché neppure loro capiscono niente di questa roba. I've been explaining this to central bankers for over 20 years now. The first one being Professor Luigi Spaventa, 1993. Back when he was actually in the Ministry of Finance. Ho fatto queste presentazioni a molti ministri delle finanze, fra l'altro ho parlato di questi temi anche a Luigi Spaventa quando era ministro delle finanze fra il 92 e il 93. Back then Italy also had a crisis, but the difference was Italy had its own currency, the lira. Quindi anche allora l'Italia era in crisi, proprio in quegli anni si parlava molto di una crisi di debito italiano, però l'Italia, la differenza era che in quegli anni l'Italia aveva la sua moneta, la lira. And I explained to Professor Spaventa how, because it was your own currency, in fact there was no problem. E ho spiegato al ministro Spaventa che siccome proprio voi avevate la vostra moneta sovrana, non c'era nessun problema in realtà. I went through a few technical details and he immediately understood. E ho passato riassunto alcuni fattori tecnici, lo ha capito immediatamente. And soon after we left, after our meeting, he announced no extraordinary measures will be taken, all payments will be met on time. E quindi appena dopo l'incontro che abbiamo avuto, Spaventa annunciò alla stampa che non c'era assolutamente nessuna crisi, l'Italia avrebbe pagato le sue obbligazioni in pieno e al momento giusto. And even with all the debt and all the interest rates, the problem with the debt. E quindi nonostante appunto anche allora ci fosse un grande debito e problemi di tassi di interesse, semplicemente il problema è sparito.
This time it's not so easy. Questa volta non è così facile. Italy does not have its own currency. L'Italia non ha la moneta sovrana. Okay. The European nations turn themselves into what are like U.S. states. Le nazioni dell'Eurozona si sono autotrasformate in quello che negli Stati Uniti sono gli stati americani. Italy might be like California. L'Italia potrebbe essere tipo la California. In California can have a financial crisis just like Italy. E la California infatti ha una crisi finanziaria pesantissima come l'Italia. But the European Central Bank is like the Federal Reserve. E la Banca Centrale Europea è come la Fed americana, la Banca Centrale Americana. They never have a funding problem. Ma non hanno, in teoria non hanno mai un problema di fondi le banche centrali. Not too long ago, the European Central Bank spent 1 trillion euro. Non troppo tempo fa, la Banca Centrale Europea ha speso 1 trilione di euro, sono 1.000 miliardi di euro. No one asked where it came from. Nessuno si è chiesto dove li hanno presi. Did they tax anybody? No. Hanno tassato qualcuno? No. Did they borrow it from China? No. Li hanno presi prestito dalla Cina? No. They just changed numbers in bank accounts. Hanno semplicemente cambiato dei numeri su dei conti correnti. The same way the Federal Reserve Bank does. La stessa cosa che fa la Fed in America, uguale. The same way every central bank has always done. È la stessa maniera in cui i banchieri centrali di tutte le banche centrali hanno sempre lavorato. The same way the Bank of Italy used to do. La stessa cosa che faceva la Banca d'Italia. So now let me bring this back. And what I'm going to do is identify the problem. Adesso mi riprendo in mano questo mio intervista. Adesso identifico qual è il problema. And the problem is unemployment. E il problema è la disoccupazione. Now why is unemployment a problem? Perché la disoccupazione è un problema? Because people need the money. Perché la gente ha bisogno di soldi. Okay. If nobody needed the money, unemployment would not be a problem. Se nessuno avesse bisogno di soldi, non ci sarebbe un problema di disoccupazione. Why does a shopkeeper, Roberto, have a problem? Because there are no people with money to buy his products. Perché Roberto ha un problema nel negozio? Perché la gente non ha sufficiente denaro per comprare la roba nel suo negozio? Business needs customers with money, or they have nothing. Chiunque lavori nel mondo del lavoro, degli affari, ha bisogno di qualcuno con il denaro per comprare le cose, se no nulla cade in economia. Why is there no tax money for the city? Perché non ci sono fondi sufficienti per il sindaco in questa città? Because nobody has any money. Perché c'è penuria di denaro in giro? The problem is unemployment. People need jobs, they need the money. Il problema è la disoccupazione, la gente ha bisogno di denaro, ha bisogno di soldi. Now, this is not an economic problem. Questo non è un problema economico. It's a financial problem. È un problema finanziario. The economic problems are a food shortage because the crops die. Il problema economico, per esempio, è che venga a mancare del cibo perché c'è un disastro agricolo, per dire. If the crops die and there's no food, it doesn't matter how much money you have, you are not going to be able to eat. Se c'è, fa conto, un'enorme crisi agricola, non so, una malattia che uccide il grano, eccetera, e voi avete un sacco di soldi in casa, comunque non mangiate perché non c'è il cibo. If an earthquake knocks down all the houses, it's not about money, you have to rebuild the houses. Se un terremoto butta giù i palazzi e le case, non è una questione di soldi, è una questione che c'è bisogno di ricostruire le case. Those are real economic problems. Quelli sono veri problemi economici. Today, all those things are in abundance. We have extra food, extra houses. Oggi tutti i beni materiali, come possono essere le case, il cibo, ci sono in abbondanza. There's no shortage of anything except money. Non è che ci siano delle grandi penurie di cose materiali, è che il problema è che mancano i soldi. It's a creation of the central bank. E i soldi sono una creazione delle banche centrali. Now I'm going to go through this model which I go through for central bankers. E quindi adesso io vi mostro un modello che è lo stesso modello che faccio vedere ai banchieri centrali. To help them understand how their own money works. Per fargli capire come funzionano i loro soldi. So this is my business card. Questa è il mio biglietto da visita. Does anybody want a job that pays with my business card? Qualcuno di voi ha voglia di lavorare per guadagnare dei miei biglietti da visita? I'll pay you one of these every hour that you come and work for me. Does anybody want to come and work for me? Io vi pago un biglietto da visita per ogni ora di lavoro che fate per me. Qualcuno vuole venire a lavorare? No. No. Of course not.
Ovviamente. Why would you? Ma perché dovreste? Would anybody like to stay after and help clean the room if I give you one of these? Qualcuno vorrebbe rimanere qua oggi a pulire tutto se per guadagnare uno di quelli? No. Would anybody give me 10 euros for one of these? Qualcuno mi darebbe 10 euro per uno di quelli? You feel no need for this card. Voi sentite che non c'è nessun bisogno di avere questo biglietto da visita. Can you feel that? You are not unemployed for this card. You don't need the job to make this card. You understand that? Ok. Voi non siete disoccupati, non avete un problema di disoccupazione per guadagnare quei biglietti da visita, non me ne frega niente. Ok, now imagine the following. Adesso immaginate quello che segue. There's only one door to get out of this room. C'è solo una porta per uscire da qua oggi. And there's a man at that door. E c'è un uomo che spara quella porta. He's got a gun. E ha un fucile, una pistola. He works for me. Lavora per lui. You can't get out of here without five of these. Non potete uscire da qua se non guadagnate 5 di quelli. Now do you understand? Do you feel a need for these cards? Adesso avete bisogno di queste carte, questi biglietti da visita? Do you feel like how you need a job to get these cards? Sentite come avete bisogno di un lavoro per guadagnare questi biglietti da visita, sennò di qua non si esce. You're worried that you don't have euros or jobs to get these cards? Siete preoccupati di non avere degli euro o un lavoro per guadagnarvi quei biglietti da visita? That's what it feels like to be unemployed. Questo è esattamente come ci si sente quando si è disoccupati. Yeah, I'm sure many of you know that. E magari molti di voi o qualcuno di voi conosce questa condizione. The man at the door is the tax man. L'uomo alla porta che spara la porta con la pistola è l'esattore delle tasse. You need these cards to pay my tax. Voi avete bisogno di questi biglietti da visita per pagare le sue tasse. And now you will work for these cards to pay the tax. E adesso voi sarete costretti a lavorare per guadagnare questi biglietti da visita per pagare le tasse. I can now hire you and pay you with these otherwise worthless cards. Adesso quindi vi posso assumere e pagarvi con queste biglietti da visita che altrimenti non avevano nessun valore. And why would I do? Perché faccio questo? I would do that because there's some work I want to get done. Lo faccio perché ho bisogno che qualcuno di voi lavori per me. I want your labor. Voglio il vostro lavoro. I want your time. Voglio il vostro tempo. I want you to serve in my army. Voglio che voi facciate servizio militare nel mio esercito. I want you to be judges and law clerks in my courts. Voglio che voi lavoriate come giudici o come impiegati dei miei tribunali. I want you to be teachers in my school. Voglio che voi lavoriate come insegnanti nelle mie scuole. I want you to work in my hospital. Voglio che voi lavoriate nei miei ospedali. I am the government you all elected. Io sono il governo che voi tutti avete eletto. You need to provision the government. Voi avete bisogno di fornire al governo. So, that's how the government provisions itself. Dei servizi e dei beni. Questo è il modo in cui questo è il modo che usa il governo per approvvigionarsi di beni e servizi. It imposes a tax in its own currency. Impone una tassa nella sua moneta. That nobody has. Che nessuno ha. And then it can offer jobs that pay in that currency. E poi può offrire quindi dei lavori che vengono pagati con quella moneta. And hire the people it needs. E assumere le persone di cui ha bisogno. So what was the purpose of my tax? Quindi qual era il motivo per cui ho imposto una tassa? The purpose was to take people who were not unemployed and who didn't need my cards and cause them to become unemployed. Il motivo per cui ho creato questa tassa nei miei biglietti da visita è per prendere della gente che non era disoccupata, guadagnava un'altra cosa, e costringerla a lavorare per guadagnare i miei biglietti da visita. It caused them to look for jobs that pay my cards. Quindi gli costringe a cercare dei lavori che vengono pagati nei miei biglietti da visita. Now I can hire the people that I caused to be unemployed. E quindi adesso io posso assumere queste persone che ho improvvisamente reso disoccupate. Now let's say there's 200 people in this room. Diciamo che ci sono 200 persone qui. And everybody needs one card to get out the door. E tutti hanno bisogno di almeno un biglietto da visita per uscire da qua. And I say I'm going to pay one card for an hour of work. E io dico pago un biglietto da visita per un'ora di lavoro. Everybody understand the arithmetic here? Capite la matematica qua? Sometimes I have to tell the central bankers this 3 or 4 times. Qualche volta devo raccontare questa cosa ai banchieri centrali 3-4 volte. Okay. Okay, so now I know that I'm going to be able to spend at least 200 of my cards. Adesso io so che
spenderò almeno 200 dei miei biglietti da visita. And everybody's then going to be go home after they did their one hour's work. E tutti andranno a casa dopo la loro ora di lavoro. And there's going to be no more unemployment. E non c'è più nessuno che è disoccupato. Okay. Now let's say I only needed 100 of you. Let's say I needed 2 hours of work. Diciamo che adesso ho bisogno invece che di un'ora di lavoro di 2 ore di lavoro. I have two choices. Ho due scelte. I could say the tax is 2 cards. Posso dire che le tasse sono 2 biglietti da visita adesso, non più uno. Or I could say I'm only going to pay you 1 card for every 2 hours. Oppure vi dico vi pago un biglietto per ogni 2 ore di lavoro. Yeah. So I'm controlling the situation. You need my cards to get out the door. Quindi io sono in pieno controllo della situazione perché voi avete bisogno del mio biglietto per uscire da qua. There's no market going on here. Qui non c'è il mercato che detta le regole. This is a monopoly. Io sono il monopolista. Monopoly is easy. I've got it. You need it. Il monopolista vuol dire che io ho la moneta in mano e voi ne avete bisogno. This is very simple. È molto semplice. Even for a central bank. Anche per i banchieri centrali. Okay. Now, suppose there's 200 and you all need cards. Well, let me just say something. Okay. Why am I taxing you? Is it because I need to collect the cards to be able to pay you? Perché allora vi tasso? Perché ho bisogno di prendere da voi i biglietti per pagarvi? No. I have to pay you first and then collect the cards. Prima vi devo pagare con i miei biglietti, poi vi ritiro le tasse. And if you look very closely at the accounts at the central banks. E se guardate molto da vicino i conti, i bilanci delle banche centrali, which the central bankers never do, che i banchieri centrali non fanno mai. Honest, they never look. Okay. That you will see the same thing happens. The government has to spend first and then collect tax. Troverete che la stessa cosa succede. Il governo prima spende, poi ritira le tasse. From the central bank. Da. Okay. It's a little confusing in the euros because there's so many things, but if you look deep, it's always a case of spending first and then collecting the tax. Persino nel sistema dell'eurozona. È il caso che la Banca Centrale Europea prima spende e poi noi veniamo tassati. How could I possibly collect the tax first and then spend it? Come faccio? Com'è possibile che io prima prenda da voi dei biglietti da visita che non avete e poi dopo li spenda? I'm the issuer of this currency. Io sono il monopolista che emette questa moneta. But you are the users of the currency. E voi siete coloro che la usano. You have to get the card first before you can pay the tax. Prima vi dovete approvvigionare dei biglietti, poi dopo pagate le tasse. You have to get money first before you can spend it. Dovete avere i soldi prima e poi dopo spenderli. But so the issuer always has to spend first and then collect. The user has to collect first and then spend. Allora, l'emissore prima deve spendere e poi li ritira in tasse. I cittadini devono prima ottenere i soldi e poi pagare le tasse. So when they say the government, the central bank is just like a household that has to get the money first before it can spend it, they are completely wrong. E quando vi dicono appunto che la banca centrale o il governo è come la famiglia, che prima devo tenere i soldi e poi spenderli, hanno completamente torto. It's like the football stadium. They have to get the tickets out there. I said that. Oh, you did, before they can collect them. Yeah. Allora, è come l'esempio dello stadio che facevamo prima. Prima si distribuiscono i biglietti, poi si ritirano. As Paolo already said. Come ho detto anch'io. Okay. So, let me ask you a question. Why? Suppose I don't understand. Okay, so now let's say I'm doing this and the system works perfectly well. Adesso, poniamo che io abbia questo sistema monetario e funziona molto bene. And let's say the king is doing this. And it works perfectly well. Di who? The king. E facciamo esempio, il re usa questo sistema e funziona bene. And then the king dies. E il re muore. And his idiot son from the University of Chicago comes home. E suo figlio che è un po' scemo ed è un economista dell'Università di Chicago, cioè lui si sta riferendo a tutti quegli economisti ortodossi di cui parlavo prima, e torna a casa perché il papà, il re, è morto. And his idiot son is in charge. He's the new king. E quindi diventa il nuovo re. And he says, I learned how to do this in school. E dice, io ho imparato a scuola come far funzionare questo sistema. I'm going to run a budget surplus. E adesso faccio un surplus di bilancio. I'm going to collect more cards than I spend. Ritiro in tasse più biglietti di quelli che io emetto spendendo.
I'm going to tax you 200 cards, one each. Adesso io vi tasso 200 biglietti, uno a testa. But I'm only going to spend 150. Ma ne spendo solo 150. I'll spend 150 and then you're going to pay me 200. Quindi spendo 150 e voi mi pagate 200. I'm going to have a 50 card surplus. E quindi ho un surplus di 50 biglietti. Okay. That's impossible, right? È impossibile. What would happen? Che cosa succederebbe? It would be a horrible deflationary mess. Un caos deflazionistico in tutto il settore vostro. And that's exactly what's happened in the European Union. Ed è quello che sta succedendo nell'Eurozona. Okay. Now it's, you have to get deep into the accounts to see exactly how it's happened, and it's not quite that severe as 25%. But that is what's going on. Quindi andando a vedere poi i conti precisi della BCE, ovviamente non è al livello 150-200, ma più o meno è quello ed è quello che sta succedendo. And I'm going to add the very last bit you need to know here. E adesso aggiungo l'ultima cosa che c'è bisogno di sapere. And that is, let's say you want to save some of these cards for later. Diciamo che voi volete risparmiare un pochino di questa moneta, di questi biglietti per il futuro. You each want to save one to take home to show your parents and your children. Volete risparmiarne, per esempio, facciamo conto uno da portare a casa, da mettere nel salvadanaio a casa per i vostri genitori e figli. Maybe you're worried that next time you come back I might do this again and you want to have one ready. Maybe vi preoccupate che la prossima volta che lui ritorna fa sto trucco un'altra volta, quindi avete già un biglietto pronto per l'evenienza. The only way that's going to happen is if I allow you to each earn two cards, one to pay the tax and one to take home. L'unico modo per cui voi potrete risparmiare un biglietto a testa è se io vi do sufficientemente biglietti per pagarne con uno le tasse e uno a portare a casa. So I would spend 400 cards. E quindi io devo spendere 400. Siamo qua in 200, io devo spendere 400 biglietti. In fact, I would say, look, anybody wants to work for these cards, you can earn as many as you want. What do I care? Anzi, potrei anche dire, volete lavorare per questi biglietti, volete guadagnare quanti ve ne pare? Lavorate, cosa mi interessa? So if I did that, anyone can have a job that pays these cards. Quindi se faccio questo, chiunque di voi può avere un lavoro che è pagato in questi biglietti. There's no unemployment, there's a job for everyone. Non c'è disoccupazione, c'è un lavoro per tutti. You are going to earn enough cards to pay the tax and to take home however many you want to save. E quindi avete la possibilità di guadagnare tutti i biglietti necessari a pagare le tasse e tutti quelli che volete portare a casa e risparmiare. And so my budget deficit, because I'm going to spend more than I collect. E quindi io faccio un deficit di bilancio perché spendo di più biglietti di quelli che ritiro. I'm going to spend 400 and only collect 200. Ne spendo 400 e ne ritiro in tasse solamente 200. That's called a budget deficit. E questo è il deficit di bilancio. And that means you all saved a total of 200 cards. E quindi vuol dire che voi risparmiate un totale di 200 biglietti. That's arithmetic that with a little work a central banker can understand. E questa è una matematica che con un po' di sforzo i banchieri centrali possono capire. My budget deficit is your savings. Il mio deficit di bilancio è il vostro risparmio. As Paolo explained before. Come ho detto io prima. And the first equation in national income accounting is the government deficit equals the savings for the rest of the global economy. E quindi la prima equazione fondamentale dei bilanci dello Stato è che il deficit di bilancio del governo è esattamente identico al centesimo al risparmio dei cittadini. And that's true for every currency. E questo è vero per qualunque moneta. So in the United States, the people from the Congressional Budget Office. E quindi negli Stati Uniti quelli che gestiscono l'ufficio del bilancio del Congresso. If the US government ran a $1 trillion deficit, that means it spent $4 trillion and it only collected $3 trillion. E se c'è un deficit di $1 trillion in America, vuol dire che hanno speso $4 trillion e ne hanno ritirati in tasse solo 3. They know that somewhere in the economy somebody has that $1 trillion somewhere in the world. E quindi sanno che nell'economia privata del paese qualcuno possiede questo trilione di dollari che è rimasto fuori. To the last penny. Fino all'ultimo centesimo. It has to be equal. È esattamente identico. Or they made a mistake and they have to find it. E se c'è un errore di contabilità devono scoprirlo. And those dollars might be in cash, they might be in accounts at the central bank, they might be in treasury securities, but they're somewhere.
Questi dollari che sono rimasti fuori nel settore privato possono essere titoli di Stato, possono essere contante, possono essere dentro ai conti di una banca centrale, ma comunque sono là fuori. So why is this important? Perché tutto questo è importante? Unemployment is always and only... La disoccupazione è sempre solamente... Evidence. Unemployment is the evidence that the government has not spent enough to cover your need to pay the tax and your need to save. Allora, quindi l'esistenza della disoccupazione è l'evidenza precisa che il governo non ha ancora speso a sufficienza per permettervi di guadagnare e di pagare le tasse. And I'll say it the other way. Lo diciamo in un altro modo. If the government does not spend enough to cover their tax plus the need to save, the evidence is unemployment. Se il governo non spende abbastanza per permettervi di pagare le tasse e permettervi di risparmiare, l'evidenza è, se il governo non ha fatto questa sufficienza, l'evidenza, il risultato è che ci sarà la disoccupazione. Because the only reason you're unemployed, perché l'unico motivo per cui siete disoccupati, because you want a job that earn more of my cards, perché voi volete un lavoro per guadagnare di questi biglietti, and ultimately there's only two things you can do with them. Pay the tax or save them. E alla fine con questi biglietti potete fare solo due cose: pagare le tasse o risparmiarli. Pay the tax or not pay the tax and hold it. Oppure pagare le tasse, oppure non pagarle e risparmiarle. Unemployment is always a monetary problem. La disoccupazione è sempre un problema monetario. It's not productivity and capital goods and... Non è una questione di capitale, di beni di capitale, non è una questione di produttività. Structural problems and non è un problema strutturale. Never. Mai. Never. It's always a problem of the government not spending enough to cover the tax and the savings. La disoccupazione è sempre il risultato del fatto che il governo non spende abbastanza per farvi pagare le tasse e per farvi risparmiare a sufficienza. So how do you eliminate the unemployment? E quindi come eliminiamo la disoccupazione? You either lower the tax or you increase the spending. O abbassiamo le tasse o il governo spende di più. Okay. Is this complicated? È complicato secondo voi? There's no other way. Now, why does the economy save so much? Why does the economy save? So much, yeah. Perché l'economia risparmia così tanto? The reason we have big deficits in Italy, which is 100% of GDP and more. Il motivo per cui abbiamo questo debito pubblico così alto in Italia, che ha superato il 100% del prodotto interno lordo, it's not because the government's bad. Non è perché il governo è cattivo. It's because people want to save that money. È perché gli italiani volevano risparmiare quei soldi, metterli via. And everybody knows the Italians are big savers. E tutti sanno che gli italiani sono dei grandi risparmiatori. And when it was lira, the savings was exactly equal to the budget deficit. E con le lire i risparmi degli italiani erano esattamente identici al deficit del bilancio del governo. To the last lira. Fino all'ultima lira. It's the other side of the same coin. È l'altra faccia della stessa medaglia. The government spent more lira than it taxed, and you all had them. Il governo spende più lire di quelle che tassa e il resto lo tenete in tasca voi. In the United States we have huge pension funds that save. Abbiamo negli Stati Uniti degli enormi fondi pensione che risparmiano. We give individuals tax incentives to save. We give individuals tax incentives. Ok, diamo come in Italia, diamo ai cittadini degli incentivi per risparmiare. The corporations save huge amounts. E quindi le corporazioni risparmiano moltissimo. Apple Computer has $157 billion in cash that it saved. L'Apple, per esempio, ha 150 miliardi di dollari di contante che ha risparmiato. That's just one company. È solo momento un'azienda. That all allows government to tax that much less than it spends. For the same spending, it has to tax less to allow for the savings. E questa è l'evidenza che il governo ha speso di più di quello che ha tassato per permettere appunto questo risparmio in questo singolo caso di una singola azienda. The reason we have the unemployment is because the taxes, because of the need to pay taxes and the need to save. Allora, il motivo per cui abbiamo disoccupazione è perché c'è un eccessivo bisogno di pagare le tasse e un bisogno di risparmiare che non è coperto. So how hard is it to fix the euro economy? E quindi come si fa adesso a rimediare l'economia in euro? All I have to do now
is relax the deficit limits from 3% to maybe 8 or 10%. Bisognerebbe che l'Europa passasse una legislazione che permette di rilassare i limiti del deficit. Lo sapete che, sapete che il trattato di Maastricht, uno di quei trattati europei di cui parlavo prima, costringe tutti i paesi dell'Eurozona a rispettare il 3% di deficit di bilancio e non di più. Quindi bisogna rilassare questo limite, farlo diventare più alto. If they did that, the unemployment problem would be over within 6 months to a year. Se facessero questo, la disoccupazione nell'Eurozona scomparirebbe in 6 mesi o un anno. The problem is the deficit's too small for the savings. Il problema è che invece quel deficit al 3% è troppo piccolo per permettere agli europei di risparmiare. So all the members either have to cut taxes or increase public spending. E quindi dovrebbero in teoria tutti i membri o tagliare le tasse o aumentare la spesa deficit. But they think the problem is the deficit's too large. Ma invece i tecnocrati europei pensano il contrario, pensano che i deficit sono troppo alti. So they are forcing Italy and the others to cut spending and raise taxes. E quindi stanno forzando, costringendo l'Italia e gli altri a alzare le tasse e a tagliare la spesa pubblica. Now, if you ask 100 economists what will happen to an economy if you raise taxes, cut spending, put austerity on, every one of them will say it gets worse. Allora, se voi chiedete a qualsiasi economista che cosa succede a un'economia di un paese se si alzano le tasse e si taglia la spesa, tutti vi diranno che l'economia va peggio. If you ask any economist who gets paid to be right, se chiedete a qualunque economista che sia pagato per dirla giusta, not the propaganda, non la propaganda. If you ask any economist what would happen if they let the deficit go from 3%, the limit to go from 3% to 8% or 9% or 10%, he would tell you the economy would get a lot better. Se qualunque di questi economisti gli chiedeste cosa succede se andiamo dal 3% di deficit di bilancio al 7, 8, 9%, vi direbbe che l'economia funzionerebbe molto meglio. He would tell you that people will have a lot more money to spend. Yeah. And to be able to resume the normal spending. Vi direbbe che la gente avrebbe molti più soldi da spendere e ricomincerebbe a spendere in maniera più normale. And shopkeepers would have a lot more customers buying from them. E i negozianti avrebbero molti più clienti per poter tirare avanti. And when a business has more customers, they hire people to service their customers. E se le aziende hanno più clienti, assumono più persone per servire le richieste di questi clienti. When an engineering firm has more contracts, they hire more engineers to fill the contracts. Così come può succedere a un'azienda di ingegneria che se ha molte richieste, molti contratti, assume più ingegneri per soddisfare quei contratti. The entire economy of output and employment is based on sales. L'intera economia, l'intera produzione si basa di fatto poi sulle vendite. Business competes for consumer dollars. Le aziende competono fra di loro per guadagnare il denaro dei consumatori. And the best products win, and the worst products fail with no bailouts. E quindi il miglior prodotto vince, il peggior prodotto invece viene tagliato fuori. And somebody else tries to compete for consumer dollars. E qualcun altro si mette a competere per guadagnare i soldi dei contribuenti, dei consumatori. But if there are no consumer euros, it doesn't work. E se i consumatori invece non ci sono, calano molto, il problema è che nulla funziona. And it can't work until the government understands. E non può funzionare fino a che il governo non capisce. Until that idiot son who came back from the University of Chicago understands that if he taxes 200, he has to spend more than 200. Fino a che questo famoso figlio del re che viene dall'Università di Chicago, cioè dall'Università degli Economisti Tradizionali, non capisce che deve spendere 100 e deve spendere 200 e tassare solo 100. He has to understand he has to spend the 200 he's taxing plus enough to fill the need to save. Lui deve capire che deve spendere abbastanza per permettere alla gente di pagare le tasse più per permettere alla gente di vivere e risparmiare. And if he only wants to spend 150 cards, he should lower the tax to 50 or 60 or 100 cards, something less. E se non vuole aumentare il numero di il denaro che spende, almeno però deve abbassare le tasse a quel punto. Cioè vuole spendere solo 150 non andare oltre, ok? Tassa 70, 50, 60. And until these monetarist economists who have taken over the world understand the simple arithmetic, it's just going to be
worse, worse, worse. E fino a che questi monetaristi che hanno ormai conquistato la gestione economica praticamente di tutto il mondo non capiscono questi semplici concetti, le cose andranno sempre peggio. Ok, you got it? L'avete capito questo? You are now way ahead of so many people, and I'm so glad you came here to hear this part. Do you want me to go into some other people? Do you want to say that? Well, ok, se avete capito quello che abbiamo detto fino adesso, sono molto felice che siate venuti ad ascoltarlo, perché credetemi, a questo punto capite molto di più di un sacco di altra gente che là fuori ha delle posizioni importanti. I have my presentation here, because we didn't have the slide machine, so let me see if there's... Ok, c'era la presentazione di slide, ma adesso vediamo se abbiamo lasciato qualcosa fuori. So now you can see why we call what the European Union is doing a crime against humanity. Ora voi capite perché noi della Mosler Economics chiamiamo quello che sta la condotta dell'Unione Europea, dell'Eurozona, un crimine contro l'umanità. Whether it's intentional or not, they are responsible for every single unemployed person. Che sia intenzionale o meno, di fatto sono responsabili per ogni singolo disoccupato che esiste in Europa. And conditions will not improve until they understand what they're doing to us. E le condizioni non miglioreranno mai fino a che non capiscono dove sbagliano. Say a blind man can see the problem. Unemployment, wealth destruction, business destruction, social destruction, and the destruction of civilization. Sì, e lo capirebbe, lo vedrebbe un cieco, con tutto il rispetto per i ciechi, che questa è veramente la distruzione della civilizzazione, disoccupazione, problemi sociali che aumentano, mancanza appunto di mezzi economici, penure dappertutto. Deficits do matter a lot. I deficit sono importantissimi. The entire world believes the deficits are too large. E invece tutto il mondo praticamente crede che i deficit siano troppo ampi, troppo grandi e siano un problema. And so they want to raise taxes and cut spending and make it worse. E vogliono alzare le tasse, tagliare la spesa pubblica e questo rende le cose peggiori, ovviamente. MEMT knows the problem is the deficit is too small. E invece la Mosler Economics, MMT, sa che il problema è che i deficit sono troppo piccoli. They either need to increase public spending, so there's enough money to pay the tax and save, or cut tax. Quindi, di nuovo, o aumentiamo i deficit in modo da dare alle persone il modo di pagare le tasse, di risparmiare e di vivere, o tagliamo le tasse. They're not collecting taxes to get the money to spend. They have to spend first and then collect the tax. Ricordiamoci, gli stati non devono ritirare il denaro da voi per spendere. Prima spendono e poi ritirano il denaro da voi. The purpose of taxes is to get people to need the currency, not to get the money. Lo scopo di tassare è di forzare, costringere le persone ad aver bisogno di quella moneta, non è per far finanziare, per finanziare lo Stato. And the reason to get people to need the money is so you can hire them to work in the government. Ok, e quindi come abbiamo detto prima, il motivo per cui uno Stato crea una moneta e tassa quella moneta è perché ha bisogno di che le persone lavorino per quella moneta per dare beni e servizi a quello Stato. Now, here's our proposals for the European Union. E adesso qui è la nostra proposta per l'Unione Europea. They need to explicitly guarantee the Italian debt. They've sort of guaranteed it now, which has helped, but it has to be done explicitly. L'Unione Europea, la BCE di fatto, deve garantire esplicitamente il debito pubblico italiano and immediately relax the deficit limits. E immediatamente rilassare i limiti del deficit. And one more very important thing. E una cosa ancora importante. They need to have the European Central Bank fund a transition job for anybody willing and able to work. La Banca Centrale Europea deve finanziare un lavoro di transizione per qualunque disoccupato europeo che abbia voglia di lavorare. This might be a simple job, 10 euros an hour, for anyone willing and able to work, young, old, out of jail, anyone willing and able to work. Questo deve essere un lavoro pagato, facciamo un'ipotesi, 10 euro all'ora per chiunque sia in grado di lavorare. The purpose of this job is because the private sector doesn't like to hire people who are out of work. Il motivo della creazione di questo programma di lavoro garantito dall'autorità che emette la moneta, che nel nostro caso è la Banca Centrale Europea, in altri casi è lo Stato, è il fatto che
il settore privato delle aziende, dei negozi, eccetera, non ha piacere di prendere a lavorare persone che sono state disoccupate per lungo tempo. The private sector likes to hire people who are already working. Il settore privato vuole impiegare persone che stanno già lavorando. They know they come in on time. Che sanno già come si fa, che lavorano, sono puntuali, che conoscono il mestiere. They get along with people. Quindi lavorano bene, vanno d'accordo con i colleghi. They're dependable. Si può fidare. It's too risky to hire someone who's been unemployed a long time. È troppo rischioso per il settore privato a impiegare qualcuno che è stato fuori dal mondo del lavoro per troppo tempo. That's just a fact of life. What? That's just a fact of life. Questo è già un fatto della vita. So by having this transition job, it will allow people who have been unemployed a chance to quickly transition to private sector employment. Quindi questo programma di piena occupazione permette ai disoccupati di ritornare nel mondo del lavoro e quindi fare una transizione molto più efficiente e veloce dall'impiego finanziato dall'autorità centrale all'impiego privato. And with the increased spending and lower taxes, there will be demand for millions and millions of people to go back to work, and this will help it happen. E con un abbassamento delle tasse e un aumento della spesa pubblica ci saranno richieste a milioni di persone che tornano al mondo del lavoro e questo rilancia l'economia. So I say what Italy needs is a government that will give the EU 30 days to do this. L'Italia ha bisogno di un governo che abbia il coraggio di dare un ultimatum all'Unione Europea, di dargli 30 giorni per decidere questa condotta. You deliver an ultimatum. Quindi fare un vero e proprio ultimatum. 30 days to guarantee the debt and relax the deficit limits. 30 giorni per garantire il debito pubblico italiano e rilassare i limiti del deficit. Even that's too long to leave 30 million people out of work, but we'll give them 30 days. Sorry? I say even that is too long to leave 30 million people out of work, but we'll give them 30 days. Yeah. Anche se 30 giorni di tempo è addirittura troppo per 30 milioni di persone che non hanno lavoro in Eurozona. Okay. If the EU refuses, you have two options. Okay, se l'Unione Europea rifiuta, abbiamo due opzioni. Okay. One is tax credit spending, which I think there's probably not enough time to go into today. Un'opzione è quella che lo Stato italiano si metta a spendere in crediti d'imposta. Apriamo una parentesi. È un costrutto economico che ha pensato Warren Mosler, che peraltro funzionerebbe anche abbastanza bene, se non addirittura benissimo a livello locale, ed è il soggetto delle proposte che noi stiamo facendo ai sindaci disperati italiani per ritornare a poter spendere immediatamente sul territorio per rimediare all'emergenza dei comuni, e ne parleremo col sindaco in privato se è possibile dopo la fine delle vostre domande, ma comunque questo si può fare a livello nazionale. Quindi un'opzione è questa spesa del governo italiano a crediti d'imposta, che possiamo poi approfondire se c'è tempo più tardi. Okay. The other option is to go back to your own currency with a new lira. E la seconda opzione, se l'Europa rifiuta l'ultimatum, è di tornare alla nostra moneta sovrana, cioè la lira. And the government would just do that by beginning by taxing and then spending in the new lira. That's all you have to do. Just start taxing and spending in the new lira. E quindi il governo ritornerà a tassare e a spendere nelle nuove lire. Okay. Now the problem here is if you do that, if you go to the new lira. Okay, what? Okay, the problem is if you go to the new lira, but you have a government that still believes you must balance the budget and not run a deficit. You're in the same problem you have now. Ma se torniamo a un regime di moneta sovrana, quindi ritorniamo padroni di poter spendere a deficit, tassare di meno, permettere alla gente di risparmiare, eccetera, 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 se torniamo a questo regime di moneta sovrana, ma poi al governo abbiamo gente che crede nell'austerità, crede nelle solite politiche economiche di cui abbiamo parlato prima, non abbiamo risolto un accidente di niente.
England has their own currency. L'Inghilterra ha la sua moneta sovrana. They could run any deficit they want for full employment. Potrebbero fare tutto il deficit che vogliono e creare la piena occupazione. But instead, they're going for a balanced budget. Ma invece stanno rincorrendo il pareggio di bilancio. They've created horrible unemployment. E hanno creato una disoccupazione spaventosa. The United States has done the same thing. E gli Stati Uniti uguale. Japan's been in a mire now with this for 20 years. Il Giappone è stato impantanato con sta storia per 20 anni. These are countries that have their own currency. Queste sono nazioni che hanno la loro moneta. But they have leadership that doesn't understand how it works. Ma hanno una leadership che non capisce come funzionano le monete. What don't they understand? They don't understand that they have to spend enough to cover the tax and the savings. Quello che non capiscono è che devono spendere a deficit a sufficienza per permettere alla gente di pagare le tasse e risparmiare e vivere. And the evidence that they're not spending enough to cover the tax and the savings is the unemployment. E la prova del fatto che non spendono a sufficienza è la presenza, infatti, di disoccupazione. Okay, so what can we all do about this? Che cosa possiamo fare a questo punto tutti quanti noi? Skip ahead of my leave enough time for the questions. Okay. Okay, that's very good. So I'll skip the banking part. That'll be another time. Okay. And if anybody wants to stay for another 14 hours afterwards, we can go into everything. Okay, se vogliamo stare per altre 14 ore possiamo approfondire tutti i dettagli. Okay, so what we've come up with, what the latest idea, what can you do about it? Ok, allora voi cosa potete fare su questo? We want to do something. We don't like what's happening. Non ci piace quello che sta succedendo all'Italia. So my suggestion is we start an MEMMT approved candidates list. Allora, il mio suggerimento è che creiamo una lista di candidati politici che siano che possono essere approvati dalla Mosley Economics MMT. To get on the list, the candidate must understand that the deficit is too small. Per entrare in questa, per far parte di questa lista, il candidato deve capire, politico, che il deficit è troppo piccolo. And he must be in favor of making the deficit large enough to cover the need to pay the tax and the need to save. E deve essere favorevole ad ampliare il deficit abbastanza per permettere alla gente di pagare le tasse e di risparmiare e vivere. Do you think there are any politicians who can understand this apart from this room? Qualcuno conosce dei politici che capiscono questo a parte qualcuno in questa stanza, in questa No. Okay, when they see so right now there is nobody on the approved list. E quindi ovviamente adesso non ci sarà nessuno su questa lista di candidati approvati da noi. And I don't mind if there are people from opposing parties on the list, the more the better. Noi naturalmente non precludiamo l'appartenenza alla lista a nessun partito. But what we are doing is creating an awareness, stop by stop, day by day, you know, person by person, from the ground up, of what the problem is and what has to be done. Allora cosa facciamo noi? Noi stiamo creando giorno dopo giorno in mezzo al pubblico consapevolezza di qual è il problema e delle cose che si possono fare per risolverlo. And have you told them about the list for Five Star? That... Ah sì, e fra l'altro I'm going to explain something. Allora, il discorso sarebbe questo, per farlo veloce. Cioè, noi abbiamo fatto un grosso lavoro in tutta l'Italia, abbiamo veramente tanti gruppi e un seguito che ormai è molto ampio in tutte le regioni italiane. Noi dobbiamo contarci non solo come attivisti Mosley Economics, ma contarci come pubblico, tutti quelli che ci hanno letto, che ci condividono, eccetera, e avere esattamente il numero più o meno di quelle persone che abbiamo. Per fare un esempio, prima delle elezioni, nei siti del Movimento 5 Stelle, la proposta più votata in assoluto dai appartenenti ai gruppi 5 Stelle era proprio la Mosley Economics Modern Money Theory. Questo era per dare un esempio di come siamo popolari anche in gruppi di questo tipo. So the hope is that if we can show that we have tens and tens of thousands of people who are looking at this list, that
Politicians will then want to be on it to get votes. Allora il fatto appunto è quello di contarci, avere l'esatto numero di quanti siamo e mostrare a un candidato politico che abbiamo questo pacchetto di consenso da portare al candidato politico che sposa la Modern Money Theory, Modern Economics. Even if it's only 1, 2, or 3% of the population, there will be parties, some political parties that will want 1, 2, or 3% to get into the government. Anche se possiamo essere, fate conto, il 2 o 3% della popolazione italiana, ci sono sicuramente partiti in Italia a cui fa comodo avere un 2 o 3% di voti in più. So we think this list will give us a political outlet to be effective. E quindi noi pensiamo che questa lista ci dà uno sfogo politico reale, cioè ci fa arrivare in Parlamento, ci farebbe arrivare in Parlamento per essere finalmente efficaci. So we need to build up enough support for these policies to make it attractive for politicians to want to be on the list. E quindi dobbiamo creare abbastanza sostegno popolare per queste proposte economiche per far sì che siano allettanti per i politici che poi le portino nel Parlamento. So when you go out and talk to people that you know about politics, about the problem, about the economy, tell them, and you tell them that look, the problem is the deficit's too small, it needs to be made larger, you are helping to spread this awareness. E quindi quando voi parlate con le persone che conoscete, discutete del problema della crisi, dei problemi dell'Italia, diteglielo, abbiamo una soluzione, abbiamo un programma e abbiamo l'intenzione di creare questa lista col consenso di tanti cittadini. Now, let me just give you a word about inflation, because people are going to ask about that. Ok, aggiungo io una cosa, ricordatevi sempre che stiamo parlando di una lista che include qualsiasi partito, non stiamo parlando di fondare il partito della MMT, per carità di Dio, noi non vogliamo escludere nessun italiano, di nessun colore. Adesso parliamo un attimo del problema dell'inflazione, perché la prima cosa che vi rispondono, come vi anticipavo prima, è oddio, ma allora l'inflazione cosa succede? So, the Bank of Japan has been trying to create inflation for 20 years now. Remember the time for questions? Oh. No, a few minutes. Ok, abbiamo solo qualche minuto, poi facciamo le domande. Un momento solo, facciamo dopo. La Banca Centrale del Giappone ha cercato di creare inflazione per 20 anni. They are failing. E non ci sono riusciti, non sono riusciti a creare inflazione. The US Federal Reserve has been trying for 5 years and is failing, continues to fail. E la Banca Centrale Americana, la Fed, ha cercato per 5 anni di creare inflazione e non ce l'ha fatta. If it was that easy to create inflation, you'd think the most powerful central banks in the world could do it. Se fosse così facile far esplodere l'inflazione, pensereste che le due più potenti banche centrali del mondo ci sarebbero riuscite. So maybe it's not that easy. E quindi probabilmente non è così facile. And if you look back at the period of inflation, it wasn't from overspending, it wasn't from government, it was from the Middle East, OPEC was raising the price of oil. E in realtà se torniamo indietro agli anni in cui l'inflazione in tutti i paesi, anche in Italia, era molto alta, se andiamo a vedere qui veramente i dati, ci accorgiamo che non era un problema di spese di governo, non era un problema di politiche, era un problema di petrolio, il fatto che ci fu una crisi petrolifera pesantissima che ha mantenuto il prezzo del petrolio alto per troppo tempo. It's always some kind of an external shock. Sempre l'inflazione, sempre l'iperinflazione, sempre dipende da uno shock esterno. It's never about the deficit and full employment. It's never about. Non è mai un problema di deficit o un problema conseguente alla piena occupazione. The United States had 3.7% unemployment in 1999, and inflation was going down. E gli Stati Uniti aveva una disoccupazione bassissima nel 99 e nonostante una disoccupazione bassissima l'inflazione calava. Devo spiegare per farvi capire che una delle teorie economiche di quelle classiche dice che se la gente va a lavorare, tanta gente lavora, tanta gente spende, ci sarà molta inflazione, che è completamente una balla, e lo dimostra il fatto che nel 99 gli Stati Uniti avevano praticamente quasi la piena occupazione e l'inflazione era bassissima. There were no inflation problems from 1950 to 1970 when oil was stable. Non c'era un problema di inflazione rilevante dagli anni 50 agli anni 70 fino a che il petrolio è rimasto stabile.
Now, there were some countries that had inflation, but it has nothing to do with what we're talking about. There were always external shocks. C'erano delle nazioni con dell'inflazione in quegli anni, ma non era mai un problema monetario, sempre un problema o di politica, era sempre uno shock esterno. Okay, so let me leave it and open it to questions here. Yeah. Adesso facciamo le domande. Volevo sapere se i banchieri centrali non ci arrivano oppure non ci vogliono arrivare. E poi, perché mi sembra strano che i banchieri centrali non capiscano argomentazioni abbastanza scontate. E un'altra. Ricordatevi che le domande vanno tradotte, quindi non si possono fare interventi fiume. Per favore, domande brevi. E poi il ritorno alla lira, l'eventuale ritorno alla lira, non dovrebbe comunque essere accompagnata da una normativa che comunque imponga alla Banca Centrale Nazionale di essere dipendente dallo Stato e non indipendente, come invece è avvenuto dal 1981 in poi, almeno parzialmente in Italia? Okay. So, two questions. So, can you hear me? So, the central bankers I've met, the senior ones, they've all been political appointees who don't get it. Allora, i maggiori banchieri centrali, quelli di alto livello che ho incontrato, erano sempre stati messi lì dalla politica e non lo capivano proprio. When I go one layer down to the senior public servants, the head of monetary affairs, the people who do the real work, they do understand. Quando invece si scende al livello burocratico inferiore ai top banchieri centrali, cioè quelli che veramente lavorano dentro le banche centrali, tutti i funzionari, anche i funzionari senior, quelli invece lo capiscono benissimo. But the political appointees do not listen to them. Ma invece coloro che sono stati messi lì dalla politica non vogliono ascoltare. And the civil servants are afraid to call them out. E i dipendenti che stanno sotto hanno paura di smentirli. Found that all over the world. E questo l'ho trovato in tutto il mondo, but particularly in the U.S. Federal Reserve. Ma particolarmente nella Banca Centrale Americana. Second question was, going back to the era, does that require? Right. Well, I don't think the participation by the private banks is meaningful. Ok, no, dunque, per il discorso della Banca d'Italia che dovrebbe tornare a essere un'istituzione pubblica, il fatto che sia partecipata da banche private non è un fatto rilevante. In the United States there are shareholders, private shareholders, but they're like depositors in the bank. They just earn 6% interest, they have no say, they have no votes, they're never consulted. Ok, per esempio negli Stati Uniti la Fed è partecipata da un sacco di banche private, hanno una quota molto piccola del 6%, è abbastanza complessa la storia, comunque molto piccola del 6% e sono semplicemente dei gruppetti di azioni, ma non vengono mai consultati, non contano niente nelle decisioni centrali. Yeah, I was a bank owner, I owned shares of the Federal Reserve, I had $100,000 worth, I got $60,000 a year interest no matter what. All the profits of the Federal Reserve go to the Treasury, none of them go to the shareholders. So, and the President appoints the Chairman, Congress ratifies it. The Chairman will tell you he serves at the will of Congress. And Congress makes all the rules.
for the central bank. The parliament makes all the rules for the central bank. Ok, allora lui stesso era proprietario di una banca, aveva delle azioni della Fed americana, gli arrivavano dei piccoli interessi all'anno, in realtà tutti i profitti della banca centrale, di tutte le banche centrali ritornano, moderne, occidentali, ritornano al Ministero del Tesoro, le decisioni vengono prese dai legislatori in America, dal Congresso. It's like a soldier, you know, he's a public servant. He has a leeway where he can shoot, but he's still strictly controlled by the military. Sì, la banca centrale ha molta discrezionalità di quello che fa, su quello che fa, però è sempre controllata dai legislatori. Grazie per le cose che ci state dicendo. Io poco fa pensavo, ecco, forse è una cosa che si potrebbe fare subito, a parte i 30 giorni, è quello di creare un momento di sviluppo di quelle che sono le monete parallele. In Italia circolano tanti momenti di monete parallele, o solidarietà, momento della solidarietà, che potrebbe essere un ottimo sistema, secondo me, per far sì che si spenda di più, e magari localmente. Ok, do you know the... What the government cares about is being able to provision itself. Quello che interessa al governo è di essere in grado di attirare abbastanza servizi e beni per potersi sostenere come Stato. It needs to be able to use its currency to hire the police and the school department, schools and take care of the roads and have to deliver the mail and do all the public services. That's what the government cares about. Qui il governo ha bisogno di avere del denaro, di usare il denaro per appunto la polizia, gli ospedali, le strade, le infrastrutture, eccetera. For a currency to be effective enough to do that, it has to be the thing the government demands for payment of taxes. Perché ci sia una moneta in grado di fornire allo Stato, al governo e tutta questa roba, bisogna che sia una moneta che possa essere tassata. The voluntary currencies don't work for that type of thing. Le monete complementari in questa magnitudine di problemi non funzionano. They're just not, there's the power of taxation is what's behind the government currency, and that's what you need to move millions of people out of the private sector. Il governo deve essere in grado di tassare milioni di persone per riuscire ad avere sufficienti mezzi per poter mandare avanti lo Stato. Le cose locali non riescono ad arrivare a questa potenza di fuoco. You could have a voluntary currency in this room and maybe get a few things done, but when I've got a man at the door with a gun and you can't get out of here, that currency, my currency is going to get me what I want, no matter what anybody does. Sì, quindi se tu immagini che questa è l'Italia, no? Allora, magari tu qui metti una moneta complementare che funziona te e lui, la signora e il signore di dietro, però alla fine per uscire da qua, se l'esattore delle tasse, tu hai bisogno dei suoi soldi, lui è lo Stato, e quindi sostanzialmente sei punto da capo. Buonasera, io vorrei fare due domande al volo al dottor Barnard. Allora, la prima, visto che ha fatto riferimento al Movimento 5 Stelle, è se lei ha cercato un contatto con il Movimento 5 Stelle oppure se non le è stata data disponibilità, perché non credo che il Movimento sia completamente contrario. Anche l'onorevole Sibilli ha fatto di recente un intervento in Parlamento parlando appunto di signoraggio bancario, di gruppi Bilderberg e roba del genere. La seconda, se mi può rispondere, è come poi si è evoluta la situazione rispetto alla denuncia che ha fatto a Mario Monti dopo la parola musica. Sì, rapidamente, allora, il Movimento 5 Stelle, inteso come cittadini che aderiscono a questo movimento, ha avuto sicuramente gli slanci nei nostri confronti, nei miei confronti. Io li ho anche incoraggiati a un certo punto di... ho fatto finta di incoraggiare perché sapevo come andava a finire, di creare un contatto. Il problema è che purtroppo questa gente non si rende conto che non conta niente, che chi conta è Casaleggio, non conta niente neanche Grillo. Casaleggio sappiamo che disprezza sia Grillo che tutti i grillini, quindi è una tragedia nazionale che ci sia un movimento popolare in buona fede che non ha ancora capito
che si tratta di un'operazione di marketing delle peggiori mai create nel mondo occidentale, gestiti da un uomo senza scrupoli, un uomo indebitato con i tronchetti Provera, con il Colannino, e che ha fatto un fallito aziendale, quindi, quindi non c'è strada, non c'è sbocco per questa cosa qua. Comanda Casaleggio ha detto di no, punto e basta. La seconda cosa è che la mia denuncia fatta in televisione, perché Monti mi denunciasse dandogli del criminale, non ha avuto nessuno sbocco, semplicemente perché Mario Monti e chi per lui sa che noi, non solo io ma anche i miei economisti come Parguez, che poi ci sarà Cantù, come Mosler, noi abbiamo in mano i documenti, abbiamo in mano la documentazione che prova l'esistenza di un gol finanziario che ha consegnato l'Italia al disastro di oggi. Io ti posso parlare a lungo, adesso non posso perché le risposte devono essere brevi, ti posso parlare della documentazione che abbiamo in mano, loro lo sanno benissimo perché io l'ho pubblicata, perché è stata discussa, io ho avuto telefonate da membri di importanti partiti nazionali, lasciamo perdere quali, che mi hanno detto sì, noi sappiamo queste cose, le abbiamo lette, ci sono le testimonianze, eccetera. Quindi non mi portano in tribunale perché sanno che vanno a perdere e che a quel punto la stampa sarebbe obbligata a pubblicare le prove del gol finanziario, perché non mi denuncerà mai. Buonasera, io sono Osvaldo Balestrieri e vengo da Napoli e sono stato amico intimo di Mariarca Terracciano, compagno di lotte anche, e se quel giorno ero in ospedale Mariarca non avrebbe fatto quello che avrebbe fatto, perché l'avrei fatto con lei qualcosa che decidevamo insieme. Detto questo, vorrei che da tutte le cose che ho ascoltato vengono fuori perché si attuano queste politiche, a cui vorrevo una risposta del professor Mosler. Poi, a chi giova anche le soluzioni sia interne sia sul piano internazionale? Oggi, non volendo citare tutte le forze a livello internazionale, però le principali sono gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia e il Sud America. Visto che oggi viviamo in un mondo interdipendente, queste forze a livello internazionale rispetto a delle nostre scelte italiane o europee, in un senso o in un altro, che cosa ne penserebbero e che cosa ne pensano? Rispetto a quali scelte? Prego? Rispetto a quali scelte? No, uscita dal okay. La Siria, okay. No? Ok, prescindere. Adesso facciamo la domanda. Poi, quale ideologia sta dietro al sistema dell'autorità, dell'austerità, visto che ci hanno detto che le ideologie non ci sono più? Okay. Poi l'ultima, sì, no, troppo. Roberto Corsi, l'ultima è la più importante. Roberto Corsi, e non è una domanda, è un'affermazione, è una constatazione. Roberto Corsi, ci siamo conosciuti soltanto tramite Salvatore, io sono Osvaldo, e lui da 5 mesi ha preso il registratore di cassa, l'ha posto fuori al negozio e ha detto: non pago più il pizzo allo Stato. Bene, prima ho avuto il piacere di sentire il sindaco di Montalto Fugo, che tra l'altro proprio in questo momento ho conosciuto come ha dato ispirazione a un grandissimo musicista, Leoncavallo, quello che ha fatto Pagliacci, di cui poi si festeggia periodicamente e ricorre anche ad agosto il periodo, diciamo, dei festeggiamenti per Leoncavallo. Il sindaco è un servitore dello Stato, come ce ne sono tanti. Se lo Stato non lo mette più in condizione di servire una comunità, lui dovrebbe, se io fossi il sindaco, direi: Stato, tu non mi metti più in condizione di governare la mia comunità, sai che c'è di nuovo? Commissariami, non perché sono un mafioso, ma perché tu, Stato, ti stai comportando da mafioso. Ti do il mio incarico, arrivederci e grazie.
Allora, prima di tradurre a Warren Mosler, certamente. Prima di tradurre a Warren Mosler le domande, che ne faccio poi solo due, dove va? Interessa, ascolta. Vabbè, allora interessa al pubblico. Ah, ecco, ok. Ti rispondo. Noi stiamo girando, questo tour sta proponendo, e ne parleremo col sindaco, sta proponendo una gran coalizione di sindaci italiani per la salvezza nazionale, che dovrebbero fare precisamente quello che lei ha detto, che tu hai detto, con tutta una serie di addentellati che noi proponiamo, quindi è parte proprio del nostro programma e sarebbe auspicabile che lo facessero, perché sarebbe veramente una rivoluzione nazionale. Ok, poi il sindaco farà il suo commento, dato traduco le domande a Warren Mosler. So two questions. The ideology, what's the ideology Okay, it's from what I see, nobody is benefiting from this. Some people are doing okay, but the people, even the people on top would do much better in a good economy. Okay. Regular people working for a living would be able to keep their homes, feed their children, put your kids through school. People, you know, all of a sudden we'd be back to a good economy where everyone is better off, but the people on top have a way of being particularly better off. Ok, allora la risposta è questa. In realtà qualcuno ne ha beneficiato, ma non tanti. Nella realtà il beneficio non c'è stato neanche per quelli che stanno al top, in cima. When you have a bigger pot, potentially the output of Italy could double in 3 years. Potenzialmente la produzione italiana potrebbe raddoppiare nell'arco di 3 anni. E allora il discorso che vi riassumo della sua risposta, perché abbiamo parlato molto di questo, è quello: questi speculatori non si rendono conto in realtà che il pesce che mangiano adesso è molto più piccolo del pesce che mangerebbero se permettessero all'economia, togliendo l'austerità, di funzionare bene, cioè quindi avere la piena occupazione, avere le famiglie che spendono, eccetera. Mangiano come degli stupidi quello che possono mangiare, ma starebbero molto meglio se facessero star bene tutti. Questo è il concetto. Ok, so then you know the ideology behind the studies. It's a mistake where they don't see the difference between being the user of the currency and the issuer of the currency, the difference between being a household and a government. They keep making that mistake, and when I talk to these congressmen in person, that's the first thing they do. So there's no ideology. I don't see it. You know, I know a lot of the people, and I haven't seen it. I've been looking for it. They're not that smart. Okay, allora, you and I have met some of these people. Would you say that they're that smart? Yeah. Ok, allora la sua risposta personale è questa: lui non riesce a vedere un'ideologia che stia dietro a questo mostro dell'austerità. In realtà questi non capiscono come funzionano i sistemi monetari e molti banalmente parlando sono veramente stupidi. Questa è la risposta di Warren Mosler. Posso dire che uno dei nostri economisti, Alain Parguet, ha dato una risposta completamente diversa. Vede un disegno politico storico. Un disegno politico storico che riguarda l'Europa, ma questo è un discorso completamente diverso. Bene, il sindaco lei vuole rispondere? Sì, brevemente, giusto perché sono stato tirato in ballo. Io penso che da solo sarei una noce in un sacco. Roberto sì, riceve tutto il nostro applauso e la nostra ammirazione, però voglio dire, per come dire, rompere un sistema e cominciare da capo, c'è bisogno della solidarietà di altri sindaci. Io penso che a Napoli il sindaco De Magistris abbia seri problemi per amministrare quella città. Ebbene, però non si dimette, non pensa. Se cominciassero a dimettersi i sindaci delle grandi città, allora veramente si potrebbe seguire questo esempio, perché c'è bisogno di una svolta.
nell'amministrazione della cosa pubblica. Guardate, io sono alla fine della mia esperienza di amministratore, perché sono stato eletto per la seconda volta, il 2014 mi scade il secondo mandato, quindi non mi posso più presentare. Lo posso anche fare a collegero, però non credo che risolveremmo il problema, perché è un problema di sistema, è un problema di mentalità, di cultura economica anche, come ci spiegava il professore Mosler e il dottore Barnard. Io sono d'accordo che bisogna fare un atto, ecco, uno scossone bisognerebbe dare, ma da solo non basta. Io penso che bisogna lottare con il sistema che abbiamo e con le leggi che abbiamo, cerchiamo anche di fare degli strappi alcune volte. Io non per niente passo per un sindaco che mi piace più parlare di equilibrio di bilancio e non di bilancio in pareggio, perché è impossibile parlare di bilancio in pareggio, è impossibile, è umanamente impossibile. Io non vedo perché non si rendano conto, ecco, come non si possono rendere conto i nostri governanti, i governanti a livello europeo, che non si può raggiungere il pareggio di bilancio con le poche risorse che abbiamo. E allora sono anche disposto a dimettermi, ma che risolvo se mi dimetto da solo? Ci dovremmo essere gli 8.000 sindaci d'Italia a consegnare le fasce tricolori al Presidente della Repubblica come atto simbolico per invertire la rotta e ricominciare veramente da capo. La nostra, preciso rapidissimo, prima della prossima domanda, la nostra proposta della gran coalizione di sindaci per la salvezza nazionale è infatti su questi. È inutile che il sindaco dell'Aquila, poveretto, è andato a consegnare, non ha risolto niente, ma avere invece un gruppo di sindaci simbolo della tragedia italiana, Taranto, la Sardegna con l'Alcoa, il terremoto in Emilia, il terremoto all'Aquila, eccetera, che facciano tutti insieme questo gesto, ha un'altra importanza politica, quindi sono d'accordo brevemente con quello che ha detto il sindaco. Mi chiamo Marco, volevo porre questa domanda. Per ritornare ad una moneta sovrana, come riusciamo a scardinare tutti i trattati europei che si sono sovrapposti uno sull'altro e che ci tengono legati in catene, mano e piede, a questo sistema monetario europeo? Domanda a chi? Chiunque? Ok, allora ti rispondo io. I'm gonna ask this question. Si stracciano. No, non è una battuta, non è una battuta, non è una battuta da bar, non è una battuta da bar. Questo vuol dire, vuoi illegale. Già sappiamo. No, non è una battuta, ci sono esempi storici a bizzeffe, fra cui per esempio l'esempio della Germania. La Germania se ne sta fregando dei trattati, sta barando dappertutto, bara sul deficit, bara sulla ricapitalizzazione delle banche, sta barando dovunque, se ne frega degli stessi trattati che la Germania ha imposto. Questo è un esempio lampante. Comunque la storia dell'Argentina è emblematica, l'Argentina che oggi non è in buone condizioni, ma per altri motivi, quando ha mollato la sua legame al dollaro, se ne è fregata di tutti i trattati, nessuno l'ha invasa, non l'ha bombardata, non è successo niente. E in più Warren Mosler ricordava che i trattati che ci stanno strangolando riguardano la moneta euro, non la lira, per cui non possono toccare l'Italia con la lira. Abbiamo una proposta comprensiva anche su questo. Salve, io volevo proporre una domanda al professore. Lei parlava prima, il deficit dello Stato corrisponde a un credito per i cittadini. Questa proporzione, ecco, se tanto deficit, tanto credito, quindi ricchezza, significa che il deficit può essere illimitato? So, why? No. If you try to force a deficit that's higher than what people want to save, you start to drive a crisis.
Ok, la risposta è molto semplice. Il deficit, abbiamo sempre detto, che deve permettere ai cittadini di pagare le tasse, risparmiare e vivere. Se lo Stato riversa più denaro di quello che è richiesto ai cittadini, cioè gli allaga di denaro, allora è sbagliato, crea un problema di inflazione. Ma così come l'hai creato, lo Stato può curarlo tranquillamente. È l'unica controindicazione all'idea di fare un deficit che aumenta all'infinito. Il deficit non deve mai aumentare oltre la richiesta di benessere dei cittadini. Salve. Volevo chiedere, questo gioco al massacro, a cosa e a chi è finalizzato? Questo gioco al massacro dell'economia in generale, perché io penso che nessun banchiere, nessun politico sia ignorante in materia, nessun economista, voglio dire, no? Cioè è così chiara questo malessere determinato da questa politica. La domanda è: il gioco massacro a chi? A cosa è finalizzato? Cioè lo sanno, no? Che comportandosi in questo modo l'economia fallisce. Allora, la risposta si collega poi a quello che lui ha già risposto prima alla domanda dell'altro signore. Cioè, lui in realtà non può dire che cosa c'è nella testa di sta gente. Noi sappiamo il danno che fanno e sappiamo come porre rimedio. Quello che veramente hanno in testa non onestamente, guarda, allora sì, no, lui continua a ripetere che in realtà se parliamo di questi tecnocrati, quelli che lui ha incontrato proprio non ci arrivano, non hanno, in realtà non è che ci sia qualcosa nella loro testa, dal suo punto di vista. Poi, come ho detto, noi abbiamo un altro nostro economista che la pensa in maniera diversa e ha spiegato cose molto diverse, si chiama Lampard West, lei può trovare, lui ha detto. Però, per esempio, ci sono politici che non sono questi economisti o banchieri centrali, ma ci sono dei politici che sono intellettualmente disonesti. Per esempio Al Gore è un uomo che è intellettualmente disonesto, fra quelli che lui ha incontrato. Buonasera. Allora io vorrei chiedere, contemporaneamente all'uscita dall'euro, non dovremmo ritornare a un controllo serrato sui movimenti di capitale, considerato soprattutto che se in un'economia così aperta parte della ricchezza, anche non volendo, finisce sempre all'estero e soprattutto nei paradisi fiscali. Con il ritorno alla lira, lei ha detto? La sua risposta è questa: l'eventuale fuga dei capitali non è un problema economico. I problemi economici sono problemi di produzione, problemi di spesa pubblica, problemi di piena occupazione o disoccupazione. Questi sono i veri problemi che dobbiamo affrontare. Se c'è un problema di fuga di capitali, lo si affronta in maniera diversa, ma in ogni caso
e qui dovremmo aprire una parentesi un po' lunga, la Moslem Economics ci insegna che la fuga dei capitali in realtà non è un grave problema per un paese. Salve, buonasera, è una domanda rapidissima al dottor Barna. Ha pubblicato recentemente uno studio di due economisti di Cambridge, ora non ricordo il nome, e contemporaneamente ha spiegato di come un altro gruppo di docenti abbia smentito quello studio in termini proprio di validità dei dati e di stime. Come si chiama? Dove posso ritrovarlo? No, dico questo perché mi sono venuto i brividi quando durante questa primavera ho seguito l'unico corso di economia politica. Come? Durante questa primavera ho seguito l'unico corso di economia politica della mia carriera di 5 anni da studente. E ho trovato fra le letture proprio questo studio, proprio sì, questo estratto. Okay. In modo tale da. Ok, allora io sì, mi riferisco, non erano due economisti di Cambridge, erano, vabbè, no, scusami, pensavo che tu dicessi Cambridge in Inghilterra, no, sono due economisti americani, Reinhardt e Rogoff, e lo studio è, credo che si chiami This Time is Different, Reinhardt e Rogoff, ma sono famosissimi. Allora, questo è stato completamente smentito, ma era già stato smentito da... E è molto grave questa cosa, perché sostanzialmente questo è lo studio che più di qualsiasi altro studio ha motivato l'austerità nell'Eurozona. Olin Rehn, tanto per dirne una, che è uno dei tecnocrati più potenti, che guida proprio la costruzione dell'austerità, ha dichiarato apertamente di essersi basato totalmente sullo studio di Reinhardt e Rogoff per dire che bisognava fare austerità in Europa. È stato poi completamente smentito lo studio, e quindi smentita anche, e questo è gravissimo, perché insomma si sono fidati di uno studio che era falso. No, proprio perché per poter avere l'opportunità di sbattere in pagina. No, lui ha conosciuto Reinhardt, ok. Lui ha conosciuto personalmente uno dei due autori, Reinhardt, che è stato il capo degli affari monetari della Fed. E in realtà lui sa benissimo che questo Reinhardt sa benissimo come funzionano le cose, così come le ha descritte Mosler. È un alcolizzato e non sopporta neanche i lavori di sua moglie, quindi questa è la realtà dei fatti. Come diceva lui prima, questi sanno benissimo come funzionano le cose, sono intellettualmente disonesti e non vogliono... Per sbattere in faccia il mio professore se ne parla. Questa è la smentita. Cioè, la smentita è stata fatta da due economisti, da uno studente in realtà, comunque due economisti dell'università di Amherst, dell'università del Massachusetts, Amherst. Sì, fra l'altro loro sono i primi a smentire il lavoro di Reinhardt e Rogoff, ma nessuno ha preso note. Okay. Allora, abbiamo qualche altra domanda? Sì. Allora, probabilmente la mia domanda sarà un po' ingenua, mi scuso per l'ingenuità. Allora, ma ammettiamo che i banchieri centrali li insapiscono e i politici portino avanti una politica economica come la MMT, lo fanno tutti i paesi del mondo, va bene? Quindi anche da quello che diceva lei prima, dottor Barnard, l'Italia per esempio raddoppierebbe la produzione, raddoppia la Francia, la Germania, tutti i paesi del mondo comunque avrebbero un'espansione produttiva. Dove prendiamo le risorse? Come facciamo a tenere bassi i prezzi delle materie prime? Come facciamo a rendere sostenibile il sistema con la MMT applicata a livello planetario? Okay.
gli si importa, ma la stessa cosa là è quelle monte lì, non c'è mai stato nessuno. Allora la risposta più semplice è questa. La Mosel Economics MMT ha una grossa fetta della ricchezza che produce in lavori che non richiedono risorse e materie prime, soprattutto nel campo dei servizi, servizi umani, servizi sociali, eccetera. Quindi tutta questa richiesta di materie prime in realtà non ci sarebbe. Il problema è che se tu riesci a garantire la piena occupazione interna di un paese, comunque hai il paese che sta bene, le famiglie che lavorano e guadagnano senza necessariamente bisogno di consumare quantità esorbitanti di cose. Questa è la risposta più breve che ti possiamo dare, ma veramente noi abbiamo pubblicato nei nostri lavori, specialmente qua, questo programma, una spiegazione dettagliata di come si può creare la piena occupazione senza aver bisogno di tonnellate di petrolio, di plastica, di circuiti elettrici, di carbone, di minerali, di acqua, eccetera, eccetera, capito? Sì, direi che se possiamo prendere l'ultima, perché qui c'è tutti a freddo. Argomenti scomodi. Salve, vorrei chiedere al professor Mosler. Già, sì. Sì, volevo chiedere al professor Mosler, qual è la differenza principale tra la teoria keynesiana, quello che dice anche i post-keynesiani tipo Paul Krugman, e quello che dice la MMT? Lui allora sì, per spiegare l'esempio di Paul Krugman, post keynesiano, ha avuto una cena con Krugman 2 anni fa. Alla fine della cena lui aveva capito tutta la Mosel Economics. E negli ultimi 2 anni ha messo goccia dopo goccia, pian pianino sta sgocciolando la Mosel Economics nelle sue che lui pensa che sia veramente un atto vergognoso. Avrebbe dovuto farlo tutto in una volta. Ok, la differenza è questa, che Krugman, uno come Krugman sostiene che il deficit diventa un problema nel lungo termine, non nel breve termine, ma nel lungo termine sì. Lui sostiene in sostanza che il mantenere un deficit come noi sosteniamo per molto tempo creerà inflazione, capito? Quindi lui dice che allora bisogna fare delle proiezioni dell'inflazione a lungo termine per vedere se questo deficit è sostenibile o meno. In realtà quello che sappiamo è che nei paesi che lui ha citato, Giappone e Stati Uniti, l'inflazione è bassissima comunque, anche se spendono moltissimo deficit, per cui dovrebbe essere lui che fornisce la prova del fatto che un deficit a lungo termine non è sostenibile, non noi a fornire la prova, perché noi abbiamo già gli esempi concreti che il deficit a lungo termine è sostenibile. Buonasera, sono Nicola Conocchiella. Io penso che alla base di tutta la situazione, tutta la criticità nel momento della crisi economica mondiale, non c'è altro che la disequità sociale, quindi anche l'iniquità fiscale, e il progresso del terzo mondo. Invece di fare di tutto perché il terzo mondo si avvicina a noi, stiamo facendo di tutto perché noi ci avviciniamo al terzo mondo. Volevo sapere cosa ne pensate dell'equità sociale e anche fiscale, che è la prima che causa proprio l'iniquità sociale. Fiscale le intende tasse, vero? Tasse per tutti intendo, meno tasse, pagare tutti per pagare meno. L'inquadratura?
Scusa, l'inquadratura. Sì, la risposta più semplice è che lui ha affrontato tutti e due i temi, la sperequazione fra primo mondo, secondo mondo, terzo mondo, e ha fatto delle proposte concrete che sono sul suo sito, Modern Economics. E aggiunge che il problema principale è che il settore finanziario mondiale è interamente parassitico. Sia anche per quello che riguarda l'eguaglianza della tassazione, di nuovo ci sono proposte che lui ha fatto ed è completamente d'accordo con l'idea. La Chiesa che fa il Papa, delle belle parole fa la Chiesa, e l'ha sempre fatte, punto. Io vivo in una città, signora, dove la Curia possiede delle proprietà stimate non in milioni di euro, forse in miliardi di euro, e abbiamo d'inverno, io vado con le ragazze a dare sacco e pelo agli immigrati o anche agli italiani che adesso dormono e rischiano di morire di freddo con palazzi immensi completamente vuoti, ma nella Curia. Lasciamo perdere il discorso del Vaticano perché diventa una vipa. Mosè dice Gesù risparmia, per cui ci deve essere anche per lui un deficit. Io volevo fare The Bilderberg, no. Io vorrei chiamare un attimo il direttore del Museo Leon Cavallo, che consegnerà una pergamena ricordo al professor Mosler e al dottor Barnard, e in contemporanea vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione del comune di Montalto che ci ha dato la possibilità di avere questo grande evento sul nostro territorio. Grazie, grazie a tutti voi che avete partecipato a questo evento.